Buonasera a tutti, ben ritrovati con Granatissimi. Ci vediamo qui per commentare le gesta della Salernitana che è retrocessa in Serie B, ma stasera affronta il Cittadella nella prima allo Stadio Arechi. 12.000 gli spettatori sugli spalti, non c'è il pubblico delle grandi occasioni, sono stati mesi, settimane, giorni complicati. C'è però una novità, la Salernitana ha cambiato presidente, ci sarà Roberto Busso a gestire il management della squadra e della società, resta proprietario però Danilo Iervolino e per lui sicuramente ci saranno cori stasera, così come è stato nella gara con lo Spezia. C'è la partita con il Cittadella, però dicevamo la prima della regular season, la Salernitana è ancora un cantiere aperto, tante le trattative di mercato imbastite dal direttore Petrachi, tanto ancora si dovrà fare, c'è qualche volto nuovo, c'è anche qualche scoria, così come ha detto il direttore in questi mesi del passato, ma tant'è, bisogna fare di necessità virtù. Allora cominciamo, buonasera ai miei compagni di viaggio, Enrico Scapaticci. Ciao Carla, buonasera, un saluto a tutti i telespettatori e buon campionato. E buonasera a Pasquale Pollio. Buonasera Carla e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Noi ovviamente seguiremo la gara dell'Arechi grazie agli aggiornamenti puntuali che ci sono concessi dal nostro Filippo Notari, ci raggiungerà tra qualche minuto anche il direttore Tommaso D'Angelo. E allora Enrico, al via una stagione, lo guardiamo dai teleschermi, che deve azzerare almeno da oggi in poi quello che è stato combinato nello scorso campionato. Sì, deve essere un po' l'impegno di tutti, provare a resettare quello che è accaduto sia, come dicevi giustamente tu, nel corso della stagione disastrosa dell'anno passato con la retrocessione più infamante della storia della Salernitana e dei campionati di Serie A a 20 squadre e anche di un precampionato con più incognite che certezze. Però proviamo a guardare il bicchiere mezzo pieno perché inizia una nuova stagione, un nuovo campionato, purtroppo si riparte dalla Serie B, però c'è la voglia da parte soprattutto del nuovo assetto tecnico composto dal direttore sportivo Petrachi e dall'allenatore Martusciello di allestire un organico che sia un mix, tra l'altro un organico che è ancora work in progress, che sia un mix di gioventù, di giovani anche molto interessanti, ce ne sono almeno un paio oggi in campo nell'undici iniziale e di elementi di esperienza. E allora andiamo subito allo Stadio Arechi, c'è il nostro Filippo Notari, buonasera Filippo, che ci racconta come è stato vissuto questo prepartita. La gara non è ancora iniziata, c'è stato lo scambio di gagliardetti, il capitano di questa Salernitana 2024-2025 nel campionato di Serie B è un volto noto per i Granata, il portiere Gigi Sepe, vai Filippo. Buonasera Carla, buonasera ai tuoi ospiti e chiaramente ai telespettatori di 8 Channel. Pochi secondi al fischio d'inizio di Salernitana Cittadella, esordio per i Granata nel campionato di Serie B. C'è un bel colpo d'occhio alla Arechi, circa 12.000 gli spettatori presenti questa sera in via Allende, il tradizionale coro, io voglio dire, ha aperto diciamo un po' la stagione canora della curva sud, che però prima durante il riscaldamento e mentre le squadre stavano scendendo sul terreno di gioco ha rivolto un pensiero a Danilo Iervolino, un coro ostile nei confronti dell'ormai ex presidente che ieri ha rassegnato le dimissioni lasciando il testimone a Roberto Busso. E a proposito di Roberto Busso, intanto è iniziata la partita con la Salernitana che ha giocato il primo pallone del match. Roberto Busso che è arrivato allo Stadio Arechi intorno alle 19, quindi con largo anticipo al suo fianco Ferdinando Elefante che sebbene nel CDA di ieri non abbia
avuto alcuna indicazione, è diciamo uno stretto uomo di fiducia del presidente Busso, che non si è sottratto a qualche foto anche dinanzi all'area ospitality prima di prendere posto appunto in tribuna autorità, presente anche Roberto Soriano, come testimone anche uno scatto pubblicato dal sito 8pagine.it, che si candida ad essere un prossimo centrocampista della Salernitana, attualmente in prova, ma arrivano indicazioni importanti dall'ex calciatore del Bologna. Clima, dicevamo, abbastanza caldo qui a Salerno, e non solo per quel che riguarda il meteo, da quel punto di vista è torrido. E la Rechi sta spingendo sin dalle prime battute, Salernitana che rispetto all'ultima gara di Coppa Italia ha cambiato poco, Timi è schierato diciamo nel ruolo di prima punta al posto di Dia, e poi c'è chiaramente l'impiego di Callon dal primo minuto. Queste le immagini che testimoniavano appunto l'arrivo di Busso e di Soriano, che poi ha guadagnato anche lui l'ingresso in tribuna. Se non ci sono domande, io vi restituisco la linea e ci ritroviamo chiaramente qui dalla Rechi per gli aggiornamenti successivi. Grazie a Filippo, ci ritroviamo con lui tra pochissimo. Pasquale, è una Salernitana ancora work in progress, è una Salernitana che però è chiamata a un compito importante. Il neo presidente Busso ovviamente capirà chi ci segue da casa, chi ha letto in queste ore le dichiarazioni, la Serie A in tre anni, la programmazione, poi parleremo anche della lettera del proprietario della Salernitana, Danilo Iervolino. Questa però è una squadra che ha bisogno di acquistare fiducia, no? Per provare a cancellare quanto di brutto è stato fatto nella scorsa stagione, perché la retrocessione può esserci, ma quello che il pubblico, la piazza contesta alla Salernitana è il modo in cui si è retrocessi, senza colpo ferire, diciamo così. Ma sai Carla, saranno molto importanti queste prime giornate di campionato, perché se la Salernitana dovesse inanellare qualche buon risultato, comunque il pubblico ritornerebbe in maniera massiccia alla Rechi. Anche stasera si è visto che Salerno ci tiene alla Salernitana, a prescindere da quello che è successo l'anno scorso. È stato forse già cancellato, anche perché molti di quegli interpreti sono andati via o stanno andando via. Il problema è che il povero Petrachi ha lavorato male, non male lui, ha lavorato in condizioni veramente disastrate, perché non si può costruire una squadra senza budget, dovendo prima pensare alle uscite di tutti i calciatori, e siamo arrivati alla prima giornata di campionato con una squadra praticamente tutta da costruire ancora, mancano tantissimi tasselli, a partire poi dal centravanti, perché poi con lo Spezia chi ha salvato il tutto è stato, seppur fischiato, Dia è andato alla Lazio, e onestamente fare il campionato con Simi penso sia impossibile, anche se lui sembra che non voglia andare, si sia innamorato di Salerno, non vuole andare via, ma c'è bisogno di un attaccante importante per questa squadra. Qualche cosa già è stato fatto a centrocampo, perché a prescindere Soriano, come diceva Filippo, comunque è arrivato Teglio, che è un buon centrocampista. Vedremo come si muoverà Petrachi e che indicazioni, perché sarà indetta una conferenza stampa dove parleranno Milan e il nuovo presidente, vediamo anche quali saranno le loro parole e cosa vorranno programmare. La Salernitana merita comunque il palcoscenico della Serie A, e a questo punto anche tre anni mi sembrano un po' troppi, una programmazione in tre anni. Non vorrei entrare adesso nel merito. Posso dire di una cattiveria, poi la commenteremo, ovviamente avremo tutto il tempo per farlo. Tre anni, quando sarà
Tre anni, quando sarà pronto lo stadio Arechi, no? Due anni e mezzo dovrebbe essere pronto questo benedetto Arechi, quindi chissà che il limite temporale non sia proprio quello. Mi sembra però paradossale che si possa impostare, sia pure a livello di dichiarazioni ufficiale, in attesa probabilmente di una conferenza stampa, di un programma triennale, quando resta il cartello vende sì. Esatto, cioè mi chiedo una cosa e lo chiedo anche a voi che ci seguite da casa, e vi ricordo il numero per poter interagire con noi in studio, 800 919 0002. Mi chiedo che cosa potrà dire Busso, che di fatto gestisce il management della Salernitana, nemmeno perché i pieni poteri sono stati dati alla, sono è un presidente di rappresentanza, esatto, se ho letto bene il testo del comunicato stampa, che annuncia una probabile risalita in Serie A in 3 anni. Sarà curioso capire in questa conferenza stampa chi gli ha dato queste informazioni e se lui è deputato a diffonderle, voglio dire, perché poi si fanno proclami, cominciamo parte sinistra della classifica, la Champions e Cavani, e la dichiarazione che abbiamo letto è una dichiarazione ufficiale, quindi credo che sia stata, anzi concordata, immagino, ovviamente concordata con la proprietà, certo, che resta di Danilo Iervolino, e con l'ufficio stampa, quindi certo, le dichiarazioni dobbiamo prenderle ovviamente per buone, certo, ha parlato il presidente, sia pure di rappresentanza, della Salernitana, pienamente titolato e investito del ruolo dall'ultimo consiglio di amministrazione. Il discorso è, come dicevo prima, però capire come si vuole impostare il discorso programmatico, perché è un dato di fatto che il 90% dell'organico attualmente a disposizione di Martusciello è composto da prestiti. Certo. Se tu parli di programmazione, Petrachi era mister parametro zero, no? Sì, ma già è diverso, voglio dire, perché se li prendi a parametro zero sono comunque tuoi. Certo. Se escludiamo Ghiglione e mi pare Tonghià, il resto sono tutti giocatori in prestito, quelli che sono arrivati, e credo che anche in questa direzione ci si muoverà. Diceva giustamente prima Pasquale, è fondamentale rafforzare, non solo completare, ma rafforzare questo organico, renderlo più qualitativo, ora che è stata fatta quasi completamente cassa, mentre vediamo da queste prime battute della partita che è il Cittadella che sostanzialmente è il pallino del gioco. Certo, gioca praticamente a memoria, e chiaramente, e questo è un gruppo che sta provando. Ha già provato in causa anche Sepe, arrivato di esatto, esatto. Ecco. Io non so se possiamo andare già da Filippo, se sono trascorsi, non ancora, però per il momento il Cittadella è in vantaggio, ma d'altronde, signori cari, è una squadra che gioca insieme da tanto tempo, segnato è un Rabbi, gruppo, questa è all'ottavo minuto. Questa è la Salernitana che sta provando a tessere le fila di quello che non è ancora un gruppo, e lo dobbiamo dire, perché comunque Petrachi sta ancora lavorando in vediamo le posizioni. E in uscita è tutto regolare? Sì, sì, perché anticipa in maniera anche abbastanza netta Veltius. Okay. È il secondo errore di Veltius in due bravo, partite. Dopo il gol subito anche in Coppa Italia, hai perfettamente ragione. Però gli diamo il tempo o siamo ancora diamo tutto il tempo di diventare gruppo, perché il ritiro voi ci siete stati. Se escludiamo, Carla, se escludiamo Daniliuk parzialmente titolare l'anno scorso, esatto, perché poi è andato via. E io terrei. Alla fine solo Maggiore è l'unico titolare della Salernitana, la squadra dell'anno scorso, quindi è stata fatta una rivoluzione, è inevitabile che ci sia un problema di assestamento, e non so quanti componenti dell'undici titolare di stasera saranno poi titolari nel prosieguo della stagione, perché vedo
improbabile una permanenza ancora di Daniluk, probabilmente dello stesso Bron. Non lo diresti di Daniluk tu? Ma per fare sempre cassa. Io immagino che se arriverà un'offerta interessante, Petrachi ha avuto il mandato di cedere anche Daniluk, probabilmente maggiore. Certo. Per il quale ci sono meno richieste, insomma, quindi immagino che anche dell'11 di stasera alcuni componenti, non dico la metà, magari non faranno parte della Salernitana a partire da settembre, quando sarà completato e finito finalmente il mercato. Intanto stasera si gioca per i tre punti ed è importante per i Granata, così come è stato importante il passaggio del turno in Coppa Italia, ma per un fatto di fiducia, perché adesso è importante azzerare, anche se è molto complicato, però azzerare tutto rispetto all'anno scorso, probabilmente anche questa era contestazione. Gioco, vabbè, ma era chiaro, sì, che era tenuto, sì, da la Zorn ci mostra intanto le posizioni dei Rabbi, calciatori in occasione del gol di Rabbi. Giusto azzerare probabilmente anche la contestazione verso il presidente, il proprietario Danilo Iervolino, e concentrarsi sull'aspetto sportivo, perché l'anno scorso i tentativi di distrazione di massa sono stati tanti, alla fine 17 punti raccontano il cammino della Salernitana, che è stato disastroso. E allora io devo ricordare anche i nostri sponsor, quelli che ci accompagneranno in questo lungo cammino in Serie B con Granatissimi: Sacar Forni, Euronix Tufano, Italfodere, Prestitalia, Spaccio Occhiali, Epigomme, Rummo e Soft Technology sono i nostri partner commerciali, che ringraziamo perché la pubblicità è l'anima del commercio, quindi li ringraziamo per averci dato fiducia. Ci ha raggiunti il direttore Tommaso D'Angelo, buonasera. Noto con piacere che, nonostante non vi siate messi d'accordo tu ed Enrico Scaparicci, indossate la stessa cravatta, cioè non la stessa, una cravatta pandan, e siete vestiti praticamente più o meno sugli stessi colori. Buonasera, direttore. Buonasera. Perché ad entrambi l'ha regalato l'avvocato Fimanò. Ah, quindi... ecco, che non si è defilato ma regala cravatte. Esattamente. Il fratello forse di Busso, che ci assomiglia tantissimo. Sì. Adesso non mettete presidente... in mezzo cose che non Babiglione. C'entrano. Del presidente Busso. Lo chiamavano Babiglione. Siamo passati da Fularino a Babiglione. Tra poco passeremo da Babiglione a Mocassino. Quindi la Salernitana si propone anche quest'anno come... D'altronde, direttore, sono quegli uomini di mondo che Iervolino aveva tanto decantato. Intanto ha evitato il 2-0. Nell'anno scorso. Sulla conclusione. Stiamo perdendo, la Salernitana perde 1-0. Lo so, sento perdere, ma è partita lunga. Squadra immagino incompleta, signori. Squadra incompleta, c'è Simi al centro dell'attacco della Salernitana. Che doveva fare di necessità virtù, ma non è che avesse altre alternative, insomma. E l'approccio, non so, sugli un po' esterni chi ha messo? Parli dell'attacco, Valenzi e Callon. Non ha tenuto in panchina inizialmente Verde. È una Salernitana, direttore, ancora work in progress, ma dicevamo, è una Salernitana che deve provare almeno a cancellare quello che è successo l'anno scorso, no? Cioè qualche mese fa, con la sciagurata retrocessione e soprattutto per la maniera in cui si è arrivati poi a tornare a retrocedere in Serie B. Diciamo, rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, molte cose sono successe. L'unica certezza era la retrocessione della Salernitana, ma quella è avvenuta a ottobre, quindi voglio dire, è stata santificata successivamente, ma la Salernitana, come sapete, eccetera. Non c'è Peppe Anicelli, che è passato a miglior vita. Non è vero. Come non è vero? Ma non è vero. Sta benissimo. No, sta benissimo. A miglior vita professionale. No, tu dici a miglior vita. A miglior vita professionale, perché finalmente ha coronato il suo sogno di fare l'assessore allo sport in pectore, però io gli vorrei tirare le orecchie, perché il manto erboso della Rechi non mi piace, in alcuni punti sembra più un campo di patate che quindi, un campo quindi, da calcio, e quindi sappiamo con chi ce la dobbiamo prendere, eccetera. Vedo anche se c'entra più la Salernitana, perché la gestione del terreno di gioco non è del comune.
È però una situazione, come dire, che abbiamo probabilmente la vista... risemina. Bisogna riconoscere che il lavoro che fanno i giardinieri, insomma, è importante e di solito molto efficace. È chiaro che con questo caldo che c'è stato e comunque con l'inizio follemente anticipato, certo, disastrosamente anticipato della stagione, col caldo che fa, certo, abbiamo difficoltà noi in studio con l'aria condizionata, figuriamoci al campo, certo, con oltre 30 gradi, quindi è evidente che anche il manto erboso, ma credo che sia l'aspetto meno esatto, bravo. Poi siamo, come vi accennavo prima, siamo passati da Fularino a Papillon, che voglio dire, io credo che la vera notizia è che, a parte, voglio dire, le scelte molto strambe di Iervolino, probabilmente l'unica buona notizia è che tocca a Milan, che ha pieni poteri. Pensate che Busso non può neanche votare in Lega, cioè non ha neanche la delega. È un presidente di rappresentanza. Voglio dire, fai il rappresentante perché sa fare molto bene, eccetera. Direttore, vado un attimo da Filippo, che è allo Stadio Arechi. Filippo, che fa Filippo allo Stadio Arechi, e ci racconta che succede. Filippo! Filippo, che... Filippo, dove sei? Abbiamo bisogno di te. Ma chissà dov'è Filippo. Eccolo là. Eccoci qui. Con questo caldo sicuramente sarebbe più conveniente essere altrove. Scherzi a parte, come avete avuto modo di vedere, il Cittadella ha trovato in vantaggio sugli sviluppi di uno svarione difensivo della Salernitana, che poi ha provato subito a reagire, soprattutto con il solito pallone, bella azione sulla destra da parte di Gio, che aveva messo un pallone per Sini, anticipato dalla difesa del Cittadella. Dicevamo, le cose migliori, come è accaduto anche nel match di Coppa Italia, le ha fatte vedere, le sta facendo vedere Callon, che è apparso abbastanza ispirato subito dopo il gol del vantaggio, un tentativo da fuori bloccato da Castrati e poi un'azione personale bloccata dalla difesa del Cittadella. Salernitana che sta facendo difficoltà a far circolare il pallone, è apparsa anche un po' confuso su determinate fasi di gioco, ma probabilmente, te dico, anche il vostro discorso in studio ci può stare, visto che siamo appena alla prima giornata di campionato. Dato ambientale, il gol del Cittadella non ha cambiato il clima alla Arechi, perché la curva sud sta continuando a spingere forte, quasi non ci si è accorti del gol degli ospiti, quindi questa è la notizia rappresentata, diciamo, dalla spinta, dal sostegno dei tifosi granata, che stanno continuando ad incitare i propri beniamini nella speranza, chiaramente, che possa arrivare quanto prima il gol del pareggio. Non so se avete domande o curiosità, altrimenti io vi restituisco la linea. Filippo, mi senti? Sì. Forte e chiaro? Bene. A parte il tifo per la squadra, ma questo era ampiamente, come dire, preventivato e giusto. Volevo capire se c'erano state contestazioni contro Iervolino prima della partita. Sì, prima del fischio d'inizio c'è stato in realtà un solo coro da parte della curva sud, indirizzato proprio all'ormai ex presidente Danilo Iervolino, quindi a conferma. Attenzione, seguiamo l'azione di Callon. Palla in aria, respinta, e Amatucci che ha concluso di un soffio al lato, anche con una deviazione della difesa. Palla in angolo e Salernitana davvero vicino al pari. Concludo prima di restituirvi la linea. Sì, c'è stato questo coro. Iervolino, piccolo uomo, riprendendo un po' il testo degli striscioni che ci sono stati nelle scorse settimane. Quindi è stato l'unico momento dedicato all'ex presidente. Invece contro Busso niente? Niente. Ma non è neanche arrivato. Vabbè.
E poi che c'entra, poverino? Cioè, si è preso questa gatta da pelare. Avrà il suo tornaconto, ma insomma sarebbe interessante, sarà interessante capire poi nel corso della conferenza stampa che è stata annunciata ma non fissata, chi gliel'ha fatto fare? Cioè, voglio dire, la gatta da pelare. Sì, ho capito, però è una situazione esclusiva, attenzione. Che Iervolino cacci soldi per Busso. La vedo difficile. Non credo che sia venuto gratis, né si è parlato di un incarico appunto a titolo amichevole. Su questo sono d'accordo con te. E anzi, scusami, per integrare, in un momento dal punto di vista gestionale in cui si lesina anche il centesimo per fare gli acquisti minimi che servono per fare almeno numero, oltre che per aumentare la qualità dell'organico, poi hai necessità di ingaggiare, di prendere un professionista, un manager, pagarlo per fare il presidente e aumentare i costi di gestione. Un presidente di rappresentanza. Per giunta di rappresentanza, esatto. Che lui non può neanche comprare l'acqua minerale, se è ben chiaro. Per lui sì, ma per la Salernitana credo proprio di no. Pasquale, tu sei stato anche in ritiro, così come... Più di 12.000 spettatori, questo è l'aggiornamento dell'ufficio Stato, 12.259, di cui è un dato importante, 4.563 abbonati, che non sono pochi. È un dato importante, considerando che l'ambiente anche in ritiro... Che non c'è una squadra ancora, certo, di fatto, ma anche in ritiro completa. È stato freddino, no? Molto freddo. Cioè, ci si aspettava... Anche perché c'erano tutti i vecchi, c'era tutta la squadra che è retrocessa, quindi diciamo che c'era un po' di tensione tra gli spalti e i vecchi calciatori che avevano fatto quel campionato ignobile. Però credo che il pubblico non lesinerà gli attacchi a Iervolino, a prescindere che lui abbia fatto questo gesto di dare le dimissioni. Questa squadra è figlia, è comunque figlia di Iervolino. Considerate che Iervolino poteva recuperare il rapporto con la piazza nonostante la retrocessione, bastava che alla fine del campionato dicesse: scusate, è colpa mia, investo perché l'anno prossimo farò una squadra per tornare in Serie A. Questo non è successo. Però scusami Pasquale, ne faccio argomento, come dire, di confronto e di discussione con voi. Può bastare una lettera per spostare, cioè la piazza è così mutevole, non so Tommaso ci hai fatto caso, nei commenti un po' del mondo virtuale, del mondo social, che però ha la sua presa sull'opinione pubblica, cioè è bastata una lettera per cambiare la valutazione sull'operato del presidente, cioè, è così mutevole la piazza di Salerno che ogni qualvolta il presidente interviene o da remoto o in conferenza stampa o con una lettera immediatamente si sposta il giudizio, la valutazione sul suo operato, sulla programmazione e su tutto il resto. Beh, questo è un po' il limite, diciamo, della nuova generazione. Io non so se sono i nuovi, i vecchi, che voglio dire, a cui Iervolino ha fatto scendere la lacrimuccia, magari qualcuno l'ha asciugata con un follarino, in modo che... Sai perché faccio questa considerazione? No, ma è vero, è perché giusto. Ho fatto un post stamattina di buon campionato, un po' atipico, in cui ho messo una maglia senza chi la indossava, attaccando appunto il post solo per la maglia, nonostante tutto il resto, e così sia. Eppure, a fronte, vabbè, di chi ha condiviso e ha capito, forse non sono stato molto chiaro, lo spirito del post, immediatamente c'è chi mi ha investito di critiche e contestazioni, dicendo: siete sempre voi ad alimentare il fuoco. Era esattamente il contrario, cioè se continuiamo a sostenere e a riempirci la bocca di questo slogan solo per la maglia, andiamo allo stadio a prescindere dalla categoria, appunto, se poi, ecco, prontamente la regia Orlando ha mostrato, non voleva essere un'autocelebrazione, per carità, appunto, la critica, no, ma volete fare solo polemica, la stampa è il male, ma come, fino a prima di questa lettera avete crocifisso in tutti i modi possibili e immaginabili il presidente,
basta una lettera che io ho definito inutile, paracula. Se inutile. Mi potete far passare questa espressione tra virgolette per cambiare, credo di sì. Non dice assolutamente, ma non dice nulla. Andava evitata. Doveva farla un minuto dopo la retrocessione, neanche avrebbe avuto senso. Però insomma, avuto senso se ci fossero state già dei discorsi di programmazione, visto che la Salernitana è retrocessa 4 mesi prima della fine del campionato, c'era tutto il tempo per provare a ricostruire, investire. Il problema è che su questa squadra bisognava investire. Il presidente non vuole investire, il presidente se ne vuole andare, non è chiaro. E questa è la differenza. Il ragionamento è molto semplice. Iervolino vuole vendere la Cefa, certo. Vuole andare via. Ma l'hai interpretata anche tu la lettera così, perché anche su questo c'è stata una divisione, c'è chi dice no, ma questa è una lettera in cui il presidente, dopo una fase probabilmente di amarezza, di delusione, ricarica le batterie e poi parla di programmazione triennale, di massimo impegno per garantire un futuro, mentre intanto la Salernitana ha di nuovo sfiorato il pareggio dopo il primo quarto d'ora di sofferenza, insomma, sta venendo fuori. Eh sì, beh, mi pare anche con maggiore. Forse maggiore. Intanto c'è Pulimbrecca, la squadra ovviamente allora, fa gran caldo allo stadio. La situazione, quello che non vogliono capire una parte dei tifosi, che secondo me è anche una minoranza, che Iervolino sta continuando anche in queste ore a tentare di vendere la società, le sue condizioni. Sì, però tu hai fatto un'intervista che io ho letto su Cronache a Brenna. Ok, dice Raffaele, no, ha rifiutato la mia proposta. Allora, io dico, la situazione è questa, a lui non piace, non vuole essere contestato, ha rifiutato non la proposta i perché dico, non te ne vai. Secondo me perché? Perché Brenna ha detto, dato che ci sono contratti capestro, dato che a settembre c'è da pagare una barca di soldi di contributi del mese di luglio e giugno, ragioniamo su questo. Se te li accolli tu, c'è una valutazione, punto. Se me lo devo accollare io, è un'altra valutazione. Mi sembra del tutto evidente questo, eccetera. Di fatto c'è da capire se è vera la questione dell'immissione di capitali nella Salernitana come finanziamento personale da parte di Iervolino, e questo giustificherebbe secondo me, perché diciamo il prestito del socio, poi il socio può ovviamente riprendersi ciò che certo ha conferito nella società. Questo in fondo è un po' il piano di Milan, cioè il piano di Milan è quello di intanto scusami Tommaso, era Dani Luke, non avevo visto male, non maggiore, di azzerare quanto più è possibile il monte ingaggio, di incassare come dire quanto più è possibile la cessione di giocatori, secondo me ancora, cioè non gli basta. Intanto questa è la foto dell'amministratore delegato Milan con il presidente Roberto Busso, però vedo che ha tolto il papiglione. Ma ci sono ancora giocatori che pesano molto. Io parlavo prima di Daniliuk, Daniliuk, forse lo stesso maggiore. È bravo. Simi, voglio dire. Quanti di questi li rivedremo con la maglia granata dopo il 30 di agosto? Sei d'accordo? Cioè, certo, perché voglio dire questo. Però faccio una considerazione adesso guardando, stare sull'attualità, guardando la partita. Se esaminiamo la prima mezz'ora di oggi, di stasera, e la partita con lo Spezia, e parlo anche l'amichevole col Bari, cioè 3 pari categorie, nonostante tutti i disastri, saranno forse non le big, non le protagoniste, certo, di però questa la stagione, non sta però tutto sommato malissimo. A Bari ha portato via il pareggio, con lo Spezia ha rimontato addirittura 2 però, gol, però c'era Dià, certo, che fa la così come fa la qui c'è Dani Luke, anche se la partita è cambiata contro lo Spezia quando con è entrato Callon, esattamente. Callon ha dato una bella spinta. Il Cittadella dopo una buona partenza, e non a caso in tutte e tre le partite la Salernitana è andata sotto, è andata sotto anche abbastanza presto,
Poi, come dire, forse sarà anche... Cittadella non mi sembra un granché. Esatto, quindi se andiamo a vedere poi la qualità media, o almeno le squadre che finora abbiamo incontrato di pari categoria, con Simi appunto prima punta stasera... Va bene, ragazzi, non mi sembra... ma c'è Simi... Simi ci dobbiamo tenere, no, è chiaro. Però io ho fatto questo ragionamento anche ieri, cioè Simi ha vissuto la sua stagione più brillante con... il Crotone, quando ai suoi lati aveva due esterni forti, fortissimo, tra cui uno Messias, che adesso c'è in accetta. È un ass. Bravo. Che lo hanno messo in condizione di fare gol. Quindi questi gol li fa, non è vero che Simi non fa gol. Ma li fa avendo però al fianco due esterni che bravi, per lui. Che giocano per lui e che sono bravi a creare la superiorità numerica. E Callone, secondo me, braff. Ma lo stesso Verdo sono calciatori in grado di realizzare questo tipo di gioco. Se poi, voglio dire, è la difesa che probabilmente noi il reparto più inguaiato in questo momento è la difesa, anche numericamente, che poi non so, nelle ultime tre stagioni aveva superato credo le centinaia di reti subite. Quindi, assolutamente è vero che era un'altra categoria, per carità, tutto quello che vogliamo, anche per via di un centrocampo inesistente, Ricco, anche questo. E quindi io ieri, qualcuno ha detto ma ancora maggiore eccetera, ma signori miei, questi sono gli uomini che ha a disposizione, esatto, Martucci, ma almeno per il momento, almeno per il momento, traversa, questo è un sepe spettatore. Ma sembra che Maggiore traversa del Cittadella. Maggiore. Cioè, sia uno dei giocatori che Martuscello vorrebbe tenere. Sì, se però ci sono le possibilità economiche a fare cassa. Non credo che Maggiore abbia tutto questo mercato, se volete la mia per altro. È probabile che possa restare, però voglio dire, al fianco di Amatucci, che è un ottimo acquisto, è chiaro che ci voleva un giocatore capace anche di garantire un po' di filtro a centrocampo, e questo è completamente spettatore. È stato un tiro grosso. Io credo che non se lo aspettasse, sbagliato. Diciamo, sì, un cross credo sbagliato. Che non se lo aspettasse, per questo è rimasto completamente, però, voglio dire, completamente non mi pare una gara impossibile, Rico, almeno no, da quello che sto vedendo. E quello che è un peccato, perciò prendere gol in questa maniera. Era l'osservazione che ho fatto prima, cioè l'approccio di tutte e tre le partite va in svantaggio. Ecco, secondo me questa azione della Salernitana, cioè il tentativo di filtrare per Simi, non rientra nelle corde dell'attaccante. Secondo me invece la Salernitana deve essere brava a creare superiorità numerica sugli esterni per metterlo in condizioni di poter segnare. Io credo che questa sia, diciamo, la mossa che può sbloccare anche Simi, anche perché come anticipato stamattina Petraghi ha bloccato Giova Pedro. Ma non è un centravanti vero, Giovo Pedro. È però un ottimo giocatore. Però un ottimo giocatore, però è una seconda punta. Sì, ma considerato come gioca Martuscello. Comunque, indipendentemente da questo, c'è il problema dell'ingaggio su cui Erbolino non vorrebbe, come dire, dare il via libera. Quale novità? Poi c'è, secondo me, se Soriano è nelle condizioni giuste, è un ottimo centrocampista per la categoria. È in tribuna. È in tribuna. È chiaro, perché non sta ancora. No, nel senso che va avanti il discorso, quindi dovrebbero... Ti dimostra anche un po', voglio dire, che è una squadra che ha ancora un cantiere aperto. Un peccato da una parte, perché diciamo il tempo per organizzarci c'era. Però Erbolino, c'è una novità, non è stato mai un decisionista. Cioè le sue decisioni sono sempre arrivate, per la verità, con grande ritardo, anche lo scorso anno l'abbiamo visto, eccetera. Quindi abbiamo perso tempo preziosissimo, perché poi se alla fine dovevamo valutare il piano di Milan, cioè quello della sostenibilità, come dire, lo si poteva fare partendo abbondantemente prima. Però devo dire che su certi giocatori Petraghi ha fatto già un miracolo. Ha incassato, secondo i dati di Transfer Market, che è abbastanza attendibile come sito di riferimento, qualcosa come oltre 20 milioni di euro, 20 milioni e mezzo, a fronte di spese per 1 milione e 700 mila euro. Cioè c'è un attivo di cassa, tra virgolette, di oltre 18 milioni di euro. Che non mi sembra... Solo la Lazio quando ci ha dato? 11 più 4 15. Bisogna capire poi
fiscalmente in quale esercizio vanno messi, perché anche questo è vero, perché sono pagamenti in certo. 2 anni è vero, però alla fine è tutta una partita di giro. Certo. Dobbiamo ringraziare Fabiani, si è preso si è preso Dia che era una bella gatta da pelare, più che però ha preso due giocatori che Ciaonà ha dimostrato di avere anche la testa, ma Dia, ho letto alcuni commenti al di là delle faziosità e degli antilotitiani che popolano gran parte della tifoseria laziale, e i commenti sono non dico entusiastici, ma sono abbastanza positivi su questa scelta. Poi non dimentico, a questa cifra dovresti anche aggiungere, amico mio, l'enorme risparmio per quanto riguarda il monte stipendi. Assolutamente, appunto. Che? Aggiungici anche, Tommaso, il paracadute. A me poi paracadute, e aggiungi anche l'ultima rata di Dazone che ha incassato il presidente. Quello che mi piace di questa squadra, lo chiedo e lo dico a tutte e tre, è che nonostante sia un cantiere aperto, lo abbiamo detto, ma lo abbiamo visto anche contro lo Spezia, però come in questo caso non smette di crederci, cioè almeno ci provano, no? Rispetto all'anno scorso. E Callorne è una spina nel fianco, esatto. Questo ragazzo sta anche stasera sta facendo il suo, e come dire. Merito di Martusciello? Ma guarda, è uno schema di gioco che secondo me, perché Martusciello che viene, diciamo, ha lavorato con Sarri, per Sarri gli esterni sono stati sempre elementi fondamentali, non a caso abbiamo Braff, abbiamo Callone, abbiamo preso Verde, abbiamo preso Teglio che può giocare anche in quel ruolo, quindi. Ma soprattutto, Tommaso, rispetto alle campagne acquisti degli anni della Serie A, hai direttore sportivo allenatore che dialogano. Certo, è chiaro. Che nei limiti del possibile, di un budget che è quello che è, di tutte le difficoltà legate al mercato, sono in sintonia, si confrontano, si cerca, come dire, di allestire l'organico che sia almeno dal punto di vista tattico funzionale, visto che è in atto, quasi in fase di completamento, una sorta di repulisti. E bene ha fatto, perché poi dobbiamo sicuramente tenere presente l'aspetto tecnico e anche l'aspetto economico, cioè l'aspetto tecnico oggettivamente c'è stato un impoverimento della rosa, aspetto tecnico, aspetto economico, i conti sono stati rimessi a posto, però c'era anche un fondamentale aspetto ambientale, cioè quella famosa operazione di bonifica dello spogliatoio. Assolutamente, perché le scorie le abbiamo viste, anche Pasquale è stato per un periodo in ritiro come me, le abbiamo viste in a Rivisondoli, in particolare in occasione della seconda amichevole, dove è accaduto quello che è accaduto in termini di contestazioni, risposte, di reazioni, di spostarci, esattamente, ma anche in occasione della partita di ufficiale di Coppa Italia, quindi come dire, si sono sposate, intanto la Salernitana continua ad attaccare, ha dato ancora il gol sempre per Danilo, c'era fallo? Sì. Forse però c'era fallo, vedi? Sì, fallo precedente. Fallo, non, perché non avevo visto di maggiore, credo, su un difensore. Eh beh, almeno è una Salernitana che ci prova. Poi voglio tutti dire, i suoi limiti, ma ci prova, certo. Vabbè, cioè, sotto questo aspetto io credo che c'erano pochi dubbi. Ma il livello, poi, diciamo anche la verità, il livello della Serie B è molto più basso, quindi se questa squadra... Se riesce a pescare Petrachi, Pasquale, lo abbiamo detto tante la volte fuori stata dalle telecamere, se riesce a giusto pescare gli uomini giusti, non è detto che questa Salernitana non faccia divertire i suoi tifosi, anche noi. E noi lo speriamo dopo l'anno scorso. Ma ce lo auguriamo, perché davvero è stato un pianto greco. Il direttore diceva la Salernitana è retrocessa ad ottobre. Raccontare le gesta di una squadra che ha fatto un record negativo di punti, 17, poi con tutto quello che è accaduto... Però Sovertus solo, continua non fare a non dare grande affidamento. Ha fatto un errore sul gol. Ragazzi, lui viene da, come dire, comunque da un campionato che non è certo di basso ordine, ma dove i difensori qui in Italia si... Una marcatura più allegra, vuoi dire, giusto? È chiaro, deve ancora imparare un po' di cose. Ciò dicevo, noi tra i tanti papabili ad andare via c'è anche Bron,
Anche ma Bron, devo dire la verità, ha fatto una buona partita con lo Spezia, anche adesso sembra che la difesa la mantenga. Se dovesse andare via anche Bron, bisogna poi far arrivare un centrale. Ma Bron è uno che prende 8, non... cioè, voi dovete vedere. Sì, però non è possibile, ma in Serie B ho capito. Ma, qualche... Però tu l'altro giorno mi hai detto no, non è possibile che manda via tutti, perché poi se no con chi gioca? Però lui, cioè, il proprietario vuole monetizzare. Cioè... Sì, però Martuscello c'era... Anche Enrico Martuscello ha detto aveva chiesto un 4, ma disse anche non è neanche pensabile che mi cambino 22 calciatori. Petrachi sta quasi sovvertendo quella che è una massima del calcio mondiale, cioè che normalmente si cambia l'allenatore per non cambiare i giocatori. In questo caso sta cambiando tutto. È un repulisti, chiamiamo le cose col loro nome, perché diciamo, c'era la necessità, scusami, di fare pulizia. È tra un repulisti e una liquidazione, però. Esatto. E qui veniamo al secondo motivo di grande discussione, sempre a livello di tifosi sulle piattaforme virtuali, cioè se Petrachi finora è stato bravo a vendere o piuttosto è stato bravo a svendere. O liquidare, allora, come piace. Meno bravo a svendere, ecco, diciamo. Allora, il discorso è questo. Tu, ad esempio, praticamente hai ceduto Bonazzoli, che per la B è un signore attaccante, in effetti per 500.000 euro. Ed è una svendita, se, voglio dire, se analizzi, come dire, freddamente il dato numerico. Anche però, forse l'Assana Koulibaly. C'erano due elementi. A, l'alto ingaggio di che percepivo, certo, quasi 3 milioni di euro che percepiva Bonazzoli. B, la volontà del giocatore di non restare a Salerno, e quindi un giocatore che non rientrava. Allora lui forse l'ha svenduto da un punto di vista di cartellino, certamente, però quello che ha perso, diciamo, dal punto di vista di cartellino, l'ha fatto risparmiare in termini di mancato pagamento dell'ingaggio. E su questo concordiamo. Ma purtroppo quando le altre società sanno che tu sei con l'acqua alla gola, e abbassi, quindi devi vendere, è chiaro che ognuno cerca, come sì, dire... Sul piano della comunicazione non sono stati brillantissimi nel momento in cui tu esterni in maniera così chiara. Devo fare pulizia, sono tutti sul mercato, quello che sta accadendo per altre società molto più blasonate della Salernitana in Serie A, vedi la difficoltà della Juve a piazzare Chiesa o altri giocatori che ha, la Roma con Dybala, perché se li metti fuori rosa, per come non parlare con Chiesa, del Napoli con Osimhen. Andiamo da Filippo intanto allo stadio Arechi. Filippo, 33° minuto di gioco allo stadio Arechi, la Salernitana continua a spingere, pochi istanti fa una timida, a dire il vero, protesta di Callon per un contatto in area di rigore, l'arbitro dopo aver consultato anche la sala VAR ha lasciato correre. Salernitana che sta spingendo forte, è riuscita adesso a prendere le misure al Cittadella e sta costruendo diverse occasioni da rete, la più giusta è capitata a Daniliuk che sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha calciato a colpo sicuro. Castrati però si è davvero superato e ha negato il pari alla Salernitana. Sul fronte Cittadella, diciamo, abbastanza blandi i tentativi della formazione ospite, che tuttavia si è resa pericolosa sugli sviluppi di un traversone che ha preso una deviazione strana e per poco non beffava sé, la palla si è stampata sulla traversa. Ancora pochi minuti prima dell'intervallo, si attende chiaramente anche l'indicazione del recupero. La Salernitana che sta provando a spingere con una punizione dalla corsia di destra, l'arbitro ordina, diciamo, la ripetizione. Bene, guardiamo un po' ai singoli, Amatucci che sta dando un contributo, si sta confermando dopo la prova in Coppa Italia. Bene anche Callon, da rivedere Veltaiz al centro della difesa e Gio che sta soffrendo un po', diciamo, la vivacità degli esterni del Cittadella. Ancora un minuto prima dell'indicazione del recupero, quindi ultimi tentativi, ultimi assalti da parte della Salernitana. Poi
ci sarà tempo soltanto per l'intervallo. Studio. Filippo. Filippo. Sì. Senti, situazione ambientale? Situazione ambientale, come raccontavamo già prima, sempre calda, la curva sta spingendo, tutto lo stadio in realtà sta apprezzando anche il tentativo da parte della Salernitana, che va vicinissima al pari con Maggiore, una bella conclusione del centrocampista, ma ancora una volta Castrati si è superato e ha levato la palla dall'incrocio. Dicevamo quindi, la Rechi sta spingendo, sta apprezzando anche il sacrificio della Salernitana, che va ricordato a diversi calciatori anche fuori ruolo. Danilio, che sta facendo una discreta partita da terzino, che non è il suo ruolo, e diversi calciatori non hanno ancora la condizione, ma per adesso Granata padroni del campo nel tentativo di agguantare il pari. Studio. Sì, mi sembra una Salernitana che almeno a parte l'inizio, no, solo vivace, ma mi pare di poter dire decisamente superiore al Cittadella, Enrico. Ma anche sì. Concentrata, determinata, ecco, reattiva, forse è l'aggettivo giusto, cosa che per tutta la scorsa stagione, no, come vabbè, dire, non si spegneva la luce al primo gol, ne prendevi poi una caterva. Invece, nonostante un cantiere aperto, nonostante una squadra totalmente rivoluzionata, perché se andiamo a vedere, lo dicevo forse in apertura, Tommaso non era ancora arrivato. Sì, perché caro Enrico, devi sapere, scoperto una cosa, che il problema del piano traffico non esiste solo a Salerno, ma anche ad Avellino. Io direi di più, facciamo un gran parlare di porto, aeroporto, non so che altro, quando poi abbiamo un raccordo, passiamo da un argomento all'altro, esatto, un raccordo che è un disastro. Cioè, non è normale nel 2024, per carità, sabato sera, pieno periodo di Ferragosto, eccetera, eccetera, però non è normale che per percorrere tra cantieri, restrizioni e quant'altro, per percorrere 10 chilometri devi perdere 40 minuti. Armando, puoi far vedere la prima pagina di cronache, se ti riesce, perché poi mi sono espresso stamattina. Ho visto sulla soprattutto su quel titolo. No. Ma io non l'ho visto, stamattina non l'ho visto. Non l'ho visto stamattina. Non c'era l'intervista a De Luca e non l'hai vista. No, stamattina non l'ho vista perché tu non hai messo neanche due righe per il mio compleanno, che era ieri. Allora io mi sono offesa e non l'ho visto, vedi? Ecco qua, subito ti ho. Secondo te posso sapere quando è il tuo compleanno? Attendo forse su quando è il mio. Immagina un poco. Pasquale. Fuori gioco, dai. Che cosa ti piace di meno, diciamo così, di questa Salernità? Beh, di meno. Io credo che questo fatto che chiamano dopo, è fuori gioco netto. Scusami, faccio fuori gioco netto. Fanno continuare a giocare e poi alzano. Quando sono clamorosi, evidenti. Cioè, se è passato da un eccesso all'altro. Vabbè, scusami, faccio. No, prego. Io credo che questa Salernitana abbia, cioè, sia messa molto bene da Martuscello in campo. Il problema è che in questo è debolissima in difesa, è veramente è debole, fragile, in difesa non ha neanche ricambi, perché se anche Martuscello, tra l'altro, contro un avversario, scusami se entro a piedi uniti, ma come diceva giustamente prima Tommaso, che non è un granché, cioè, ripeto, io ho questa percezione, questa sensazione, a meno che lui non le prime tre squadre che abbiamo affrontato tra Coppa Italia e amichevoli e campionato pari categoria, francamente tutta questa differenza, nonostante il cantiere aperto, non si vede. Ma la foto è sulla Salernitana. La notizia sulla Salernitana, allora il direttore vorrebbe la notizia sulla Salernitana. Probabilmente, Orlando. Il problema lo sai qual è? Che in questo momento, se anche lui volesse fare qualche cosa e spostare, che ne so, Danilio a centrale, che è il suo ruolo, non ha un esterno destro, perché fa uscire Veltius e deve far entrare Gentile, un ragazzo. Ha fatto bene a mettere Danilio lì, anche se fuori ruolo, perché, infatti non l'avevo detto alla vigilia, perché voglio dire, il Cittadella lì, cioè, dato che la prima pagina, io ti ringrazio Orlando, io dicevo la prima pagina, scusami, sono stato impreciso, perché lì comunque meglio tenere un difensore che magari non è bravissimo nella spinta, però in qualche modo può frenare un Cittadella che
si annunciava con un tridente. Io mi aspettavo, eccolo qua. Mi aspettavo No, l'ho vista questa, punto, punto e virgola, punto e virgola. Ti è piaciuto? Sì, questa l'avevo vista anch'io. No, devo dire che anche il fotomontaggio è venuto molto molto bene. È stato devo dire che molto anche, gettonato, molto devo dire che anche quella sul social. Cammello mi è piaciuta. Mi ha fatto Caravan molto Petro. Ridere. Tra l'altro c'era stata l'anno scorso una lettera che pure avevamo ironizzato a proposito della apertura, mancata apertura della, curva nord. Della curva nord tra il sindaco e Felice Marotta, se ti ricordi. E mi pare che anche in quella circostanza. E allora fermatevi perché dobbiamo andare per qualche minuto in pubblicità e poi torniamo e parliamo ancora di Salernitana. Tra poco. Eccoci qua di nuovo in studio, commentavamo nella pubblicità di questa Salernitana che nonostante lo svantaggio con il Cittadella sta piacevolmente sorprendendo quantomeno per la voglia di fare. Abbiamo però bisogno, caro Enrico e cari amici e compagni di viaggio, dicevo prima, anche di insomma un aiuto importante che viene dall'alto. Per questo abbiamo pensato, per cominciare questo campionato nel modo giusto, di sentire al telefono il cappellano della Salernitana che conoscete benissimo, che è Don Roberto, che al momento è allo stadio Arechi, ma che benedirà con le sue parole anche l'avvio della trasmissione, oltre che il campionato della Salernitana. Don, ci sei? Buonasera a tutti, come sta? Tutto bene, sono a pochi metri emozionato da Filippo, il vostro pubblico Filippo, sono emozionato proprio per la presenza e stiamo soffrendo per il saldo, ma anche perché non riusciamo a segnare, però la Salernitana a parte i primi 10-15 minuti non ci è dispiaciuto assolutamente. Io vi sento carichi, quindi so che anche la vostra trasmissione è partita non bene ma benissimo. Come state? Noi bene. Questa Salernitana ti piace? Abbiamo bisogno di un aiuto divino o possiamo affidarci ai nostri di terra, diciamo così? Speriamo solo che non è un aiuto divino attaccato, cioè di vino, ma un aiuto divino attaccato, perché sennò è un problema. Di vino attaccato, sì, penso un po' sì, perché non riesce ad entrare la palla in gol. Io penso che abbiamo superato il record di calcio d'angolo battuto in un primo tempo. Quindi tu hai visto la squadra anche insomma in questi giorni, che impressione hai avuto? È venuto anche in ritiro. Sei venuto anche in ritiro, insomma, sì. Però l'impressione della squadra è una squadra che è certamente incompleta, quindi questa sera avendo perso anche degli attaccanti fortissimi per venduto via è un po' più complicato, però penso che sono fiducioso per il secondo tempo perché stiamo giocando bene e mi auguro però per il proseguo questi 15 giorni finali di mercato di poter fare qualcosa di ancora superiore a quello che abbiamo fatto finora. E allora Don, noi ti ringraziamo ovviamente, poi nel corso del campionato ci raggiungerai in studio perché c'è sempre bisogno della mano e delle parole di Don Roberto, perché la è vero che la è per voi questa. Grazie. Va bene, eh? Grazie. Buona serata. Grazie. Speriamo che sia una telefonata foriera di buon auspicio per il secondo tempo, va bene? Eh sì, così tra ogni primo e secondo tempo ti chiamiamo perché noi, nonostante tu fai il parroco, siamo scaramantici. Carla, come ben sai, sto mangiando il biraghino che sai chi mi ha dato e sono in sala stampa. So bene che te l'ha dato Daniele, che saluto, mangia il biraghino come buon auspicio. Ma come è stato lo spuntino pre-partita? Ma secondo me lui non c'è andato, non vado, se no solo per il secondo tempo. Ci ha pensato Tullio a fare Piazza Pulita, giusto? Sicuramente. Però guarda, ho visto che mangiava cestini altri. Se mangiate il tuo e quello si consomigliava e quello di Daniele, perché Daniele fa finta di mangiare. Poi ho sentito la parola fame nervosa, ma non so, perché ancora non è iniziato. Era una fame, non nervosa. Grazie a Don Roberto. Ciao. E ripeto, lo aspettiamo. Ciao, buona serata. Grazie, buonasera a te. Lo aspettiamo in studio ovviamente nelle prossime settimane. Direttore, ti aspettavi una Salernitana così? Sì, fondamentalmente sì.
Sinceramente non mi aspettavo Valencia in campo, che fin qui impiegato è sempre un giocato male, mi avrei dato fiducia a Braff, che in quei pochi minuti ha fatto vedere la sua capacità di scattare da fermo. Cioè, lui ha fatto una cosa nella partita con i Liguri che pochi fanno, cioè la capacità praticamente da fermo di accelerare, sì. Cosa che non tutti hanno questa forza di fare. E per quello che sono le idee di Martuscello, sinceramente l'avrei visto in campo. Però forse si è voluto conservare qualche, visto che non ha quasi nulla come cartucce. Vabbè, c'ha pure Verde. Entrambi come risorse per il secondo tempo, un po' quello che ha fatto proprio con lo Spezia, che poi appunto i subentrati hanno di fatto cambiato il corso. È chiaro che davanti non avevi Simi, ma però io ripeto, se qualcosa Simi secondo me ce lo può dare, però la squadra deve andare sugli esterni, è inutile che verticalizzi perché Simi non la prende mai. E allora ricordo di nuovo gli sponsor di Granatissimi: Sacar Forni, Euronic Stufano, Italfodere, Prestitalia, Spacciocchiali, Happy Gomme, Rummo e Soft Technology. Anche il numero. Tutti questi sponsor abbiamo. Certo. Per interagire con noi 800-919-002. Vi ricordo che ci saremo anche nel post partita. C'è Filippo all'esterno della Recchi. Adesso, direttore, ti faccio parlare. Tu lo hai scritto in settimana, ma è una notizia che hanno dato un po' tutti, tu gli hai dato ampio spazio, riguardo il club intitolato al presidente Iervolino. Abbiamo al telefono il presidente colonnese che ha cambiato nome, ha chiesto di cambiare nome, quindi cancellando la denominazione Danilo Iervolino è diventato il Club Granata Penta. Io ho sentito stamattina il presidente colonnese che mi ha pregato insomma di sentirci al telefono perché vorrebbe dirci qualcosa. Presidente, buonasera. Buonasera a tutte, grazie di avermi chiamato. Voleva dirci qualcosa il presidente colonnese rispetto alla lettera di cui abbiamo parlato all'inizio del proprietario, ai tifosi della Salernitana. Prego, presidente. Sì, no, prima di tutto volevo precisare che quella nostra scelta non è stata una cosa semplice, ci è dispiaciuto molto, però sa che dopo 3 anni per consegnare una sciarpa 4 mesi, essere accomunati a quei tifosi o quelli che poi erano nell'anima del proprietario, che non voleva avere nulla a che fare, ma noi eravamo tifosi della Salernitana, sempre tifosi siamo, quindi significa che neppure con noi voleva avere a che fare. Una promessa di venirci a trovare non mantenuta, beh, ci è sembrato ovvio che non abbia gradito questa intitolazione e quindi abbiamo anche chiesto scusa del fastidio arrecato. Per quanto riguarda la lettera che io ho letto, anzi me la sono stampata, mi faccio un quadro, io penso che è pure il tempo massimo, perché uno che la legge, che non sa nulla, e dice, noi abbiamo un presidente eccezionale, abbiamo un presidente che riconosce il valore della tifoseria, riconosce che tutti insieme si possono raggiungere dei risultati. Ama Salerno, ma allora di che cosa stiamo parlando? Noi invece parlavamo di persone a cui è stata inviata 3-4 volte la PEC, non dico noi come club, ma parlo di tifoseria organizzata. Gli abbiamo mandato 3-4 PEC, non abbiamo avuto il piacere di neppure di una risposta. Quindi io non capisco quale sarebbe questa tifoseria rumorosa. La nostra è una tifoseria che vive per questa maglia. Ora, quando lui fa questa precisazione, tifoseria rumorosa o altro tipo di tifoseria, non sappiamo a che cosa allude. E già, noi siamo tutti tifosi della Salernitana, amiamo Salerno, amiamo essere rispettati. Tutto quello che ha detto il presidente era tutto ciò che noi gli abbiamo chiesto. Ma c'è rispetto reciproco, certamente non volevamo mettere le mani nelle sue tasche, per carità, lui è proprietario, però volevamo un rapporto della massima correttezza, di rispetto.
potevamo dare un consiglio, dei consigli noi a lui, a confrontarci, ma fermo restante che, voglio dire, le decisioni toccavano a lui, ma lui non ha inteso neppure avere un rapporto con nessuno di noi. Non riesco a capire questo tipo di lettera. Si è scoperta forse in ritardo anche una vena poetica del proprietario della Salernitana attuale. Una vena poetica, non lo so, cioè forse stando nel campo universitario dell'istruzione, ovviamente forse è più propenso a scrivere qualche romanzo, ma questo è un romanzo già visto. Presidente, quello che le vorrei chiedere adesso però abbiamo in campo una nuova Salernitana, ci sono dei ragazzi, dei giovani che vanno sostenuti. Se lo intitola a busso il... No, no, non credo proprio, credo che gli sia bastato. Ciao Raffaele, credo che gli sia bastato. Non lo intitoli a busso il club. No, nel modo più assoluto, nel modo più per carità, è una battuta. Questi ragazzi che si stanno impegnando veramente, che stanno onorando la maglia. Se noi avessimo giocato così l'anno scorso, perché noi mica pensavamo che di non poter mai retrocedere, ci mancherebbe altro. Noi avevamo chiesto soltanto rispetto per la città, rispetto per la maglia, massimo impegno. Ciò che non c'è stato, ma da nessuna parte. Caro, solo me, io stasera sto notando una squadra dove ci sono delle, mi sembra evidente, una squadra in costruzione, secondo me mancano dei centrali dietro, ma ci sono delle efficienze. Io vedo questa Maduccia, vedo il Sernione, il terzino sinistro, vedo anche, la dico poi tutta, come si chiama, il centravanti là, Simi, ma che si sta dando da fare un po' in più? Certo. È evidente che mancano degli elementi che si sta provvedendo a colmare. Adesso sta entrando anche Matello, quindi abbiamo Verde, abbiamo... È una squadra in costruzione. Noi non chiediamo niente se non il rispetto di una cittadinanza, di una tifoseria che è unica, che dove siamo stati ci hanno elogiato della nostra correttezza. Forse se ne accorge solo adesso il Presidente di avere una tifoseria meravigliosa, e con quella tifoseria noi possiamo andare avanti. Ma nel modo più assoluto, io sono Raffaele. Raffaele, scusami, sì, intanto per stare sulla cronaca della partita, sta iniziando il secondo tempo e c'è una prima sostituzione. Sì. Martuscello getta subito nella mischia Tello al posto di... Ho visto Tello, sta entrando Tello. Tu l'hai visto, ma magari anche noi la vediamo, certo, ma magari certo. Chi non vede la partita e ci sta seguendo chiaramente non lo sa, insomma, per aggiornare. Certo. Anche perché Mamadou Coulibaly al posto di Coulibaly. Ma ripeto, è stato un piccolo ingressoso errore difensivo, è troppo evidente che c'è un centrale, non è che marca in quel modo, ma comunque ci sta tutto. Diciamo così, Presidente, diciamo che può succedere. E allora io la saluto, poi ci vedremo ovviamente, così come ho detto a Don Roberto, nel corso di questo lungo cammino di Granatissimi per seguire ovviamente la Salernitana. La ringrazio, Presidente, e ovviamente buon campionato. Buon campionato anche agli amici di Penta. Grazie di nuovo. Buonasera. Allora, cambia qualcosa, direttore? Il sindaco della disperazione. Sì. Cioè, la disperazione numerica. Sì. Da parte dell'allenatore, Teglio è arrivato ieri, immagino. Quindi. Avrà fatto un mezzo allenamento, la rifinitura quindi, forse stamattina. Però, come già disse nelle settimane scorse Martuscello, non è il tempo né per fare esperimenti, eccetera. Con Teglio credo che avremo un giocatore rispetto a Coulibaly più tecnico, anche lui in grado di saltare l'uomo, bisognerà vedere in che condizioni fisiche è. Però si è allenato col Catania. Sì. Però si inserisce in un gruppo che già è stato rivoluzionato, appunto, però, diamogli il tempo. Credo che sia... la cosa bella, Tommaso, può di essere un giocatore che dà imprevedibilità. Non solo, ma la cosa bella di Martuscello è che non fa troppi ragionamenti astrusi, cioè è molto pratico, molto concreto. Giustamente gli serve cambiare un po' l'inerzia della partita, mettere una forza nuova, un giocatore a disposizione. Non capisco perché non prende... Verde, che sicuramente è più allenato.
però. Ma io penso che per mettere Verde debba comunque cambiare modulo. Forse non vuole togliere Callon. 4-2-3-1. Il ballottaggio della vicina dietro... era tra Callon e Verde. Secondo me... Non, con Teglio ha fatto un 4, lascia il 4-3-3 e fa giocare Teglio mezzala al posto di Mamadou Koulibaly. Sì, sono d'accordo con te, però in qualche modo bisogna cambiare, come diceva Enrico, l'inerzia della gara. Vediamo come va. Verde è uno di quelli che ti fa cambiare l'inerzia della gara, va a giocare, poi c'ha tiro soprattutto perché la Salernitana bisogna deve, segnare anche. Deve sì guardarsi le spalle, perché non perché il Cittadella chissà che possa creare, ma sono forse a volte la creano più. Forse non eravamo nemmeno abituati a tutto questo possesso palla rispetto all'anno scorso. Rispetto all'anno scorso avevamo le medie più basse, forse. Consideriamo anche che il Cittadella ha fatto un tiro in porta, alla fine un cross sbagliato e un tiro in porta e si trova in vantaggio. Ha approcciato meglio e ha sfruttato intelligentemente quello che dicevamo, le difficoltà difensive di questa squadra. Centrale si è fatto anticipare, il portiere non è stato particolarmente reattivo. Finora la differenza l'ha fatta il Castrati, sta tenendo in piedi il Cittadella, oggettivamente, al di là del fatto che finora Simi, e mi auguro che mi smentisca immediatamente, è stato impalpabile, credo che non abbia toccato un pallone. Non ne ha toccato uno, ma non ne ha ricevuto manco uno. Anche questo è vero. Per toccarli uno deve ricevere, perché Callon si è un po' spento dopo la fase centrale del primo tempo, non so se avete avuto anche voi la stessa sensazione. Diciamo anche che fa insomma anche molto caldo ed è complicato, così come lo è per noi, lo è anche per il Cittadella, però ripetiamo, è un gruppo che sta insieme da pochissimo, almeno questa attenuante gliela possiamo dare con tutte con tutti i condizionali del caso. Infatti sarei curioso, devo trovare la formazione delle prime due amichevoli per vedere quanti undicesimi sono rimasti, credo, tranne forse il portiere, no, ha giocato anche Fiorillo alcune partite, se non ricordo male. Fatto tantissime amichevoli. No, appunto, le due amichevoli, e questo è gravissimo, vedi, perciò poi io mi scrivo tutto perché non mi ricordo. Vedi che manco un la mese loro fa. Difficoltà può giocarla o rinviare diversamente, la butto direttamente negli istinti. Non dico poca cosa, insomma, un avversario sicuramente alla portata con tutti i limiti di questa Salernitana attuale. La Juve Stabia intanto vince 2-0, sì, vince 2-0, insomma, partita con il botto, la squadra neopromossa in Serie B, è chiaramente una situazione. Gli altri risultati diametralmente quali sono? Diametralmente lo Spezia vince 2-1 a Pisa. Sono tutte vittorie esterne, tranne il pari momentaneo tra Sud Tirol e Modena 1-1. Delle partite serali del turno della prima giornata, le partite del sabato, del turno del sabato. Allora Pasquale, si continua a giocare all'Arecchio, ovviamente con la Salernitana che prova a recuperare iniziale svantaggio. E l'impressione dei primi minuti, diciamo, è positiva, fermo restando che tanto e di più sicuramente si può fare. Sì, però siamo al 50°, lo dicevo anche prima, la Salernitana ha fatto fino adesso una buona gara, ha veramente, come diceva prima Enrico, ha approcciato male, come poi è capitato con lo Spezia, ha approcciato male la gara. Non riesco a superare il centrocampo. Però dopo ha tenuto il pallino del gioco. Sì. Per oltre 40 minuti, cioè, ha avuto delle. Pasquale, più un'idea la Salernitana, con tutte le difficoltà, i limiti che conosciamo, però non ha purtroppo peso specifico davanti. Vedi, anche in questo contrasto, Simi che sembrava in vantaggio si è fatto anticipare. Ma non riesce neanche a tenere palla. Cioè, ma sì, perché non è proprio il centravanti che può fare questo tipo di lavoro. Sì. Per tenere palla deve avere un centravanti anche strutturato in maniera differente. E come giustamente diceva quel tipo Tommaso di... prima, se i due esterni che si sono un po' spenti e finora non lo assistono, non ha nemmeno magari anche qualche pallone, qualche spiovente in aria, che tutto sommato è un lungagnone, insomma, certo, magari... Okay.
migliorando la mira rispetto a quello che con è stato capace di divorarsi con lo Spezia, però dico, io penso che più che migliorare la mira non deve chiudere gli occhi quando salta. Esatto, forse sì. Perché magari riesce a inquadrare lo specchio della porta. E vedi, l'abbiamo chiamato, sto grosso, anche perché è vuoto. Porta vuoto. A vuoto. Stavolta castrati. C'è da combattere anche contro la maledizione dell'anno scorso, in cui anche se i calciatori della Salernitana avessero provato con le mani non ci sarebbero riusciti. Però Callon deve però non incaponirsi troppo, non nel strafare. Dribbling. Esatto. Certo, non strafare. Quando c'è da fare l'assist, ecco, è il caso di... Ovviamente c'è anche qualche difficoltà fisica sforzo, per gli uomini di Martuscello, fa molto caldo e adesso ci atterna. Non c'è neanche un po' di fortuna, credo, un rimballo, sia, credo sia Callone. Proprio Callone, sì, sì. Proprio lui. Crampi. Ci sono i crampi, ci sono i crampi, ovviamente. Questo la dice lui, però si tocca anche... Oh, mister... Pavigno. Il presidente Busso, intanto inquadrato, elegantissimo inquadrato dalle telecamere di DAZN. Noi invece dalla nostra regia sempre attenta e pronta, noi invece inquadriamo il nostro Filippo Notari. Filippo grave, senza cravatta. Senza cravatta, Filippo. Ma già. Su. Ecco. Eccoci qui, decimo minuto di gioco allo Stadio Arechi. Condivido quella che diciamo la vostra analisi salernitana, che sta provando in ogni modo, manca anche un po' di fortuna la squadra di Martuscello, che è partita bene. C'è stato l'ingresso in campo di Teglio per Mamadou Koulibaly, anche per provare a dare maggiore fantasia, segno che comunque Martuscello sta chiedendo dei calciatori che conosce bene. Teglio lo aveva già allenato e sebbene non abbia fatto praticamente nemmeno un allenamento con la squadra, è stato subito lanciato nella mischia. Credo che a breve vedremo anche Verde, calciatore che sta lavorando da inizio settimana con il resto della squadra, proprio in questo istante doppia sostituzione per il Cittadella. Invece per la Salernitana è arrivato sì il momento di Daniele Verde, che sta per fare il suo ingresso sul terreno di gioco. Saremo a vedere cosa riuscirà a dare in più, perché l'impressione è che proprio in fase offensiva la Salernitana abbia bisogno di un qualcosina in più per sbloccare una partita, per riprendere una partita che si è messa male, che la fortuna non sta aiutando a riprendere. Filippo, ti faccio parlare col direttore. No, Filippo, volevo capire Verde al posto di chi è entrato innanzitutto. Cerco un attimo di ricostruire, perché avevo la visuale coperta. Avevo la visuale coperta, sì, c'erano diversi giocatori a bordo campo. È stata una serie di sì, ci sono state una serie di sostituzioni. In ogni caso è evidente anche che Callone, al posto di Callone era il ballottaggio, Filippo, era il ballottaggio della vigilia, giusto? Ma ha avuto anche i crampi, probabilmente anche questo è stato il motivo. Non siamo più collegati forse, no, con Filippo. Credo di no. No, è come dicevo. Eccolo, eccolo, sì. Eccolo. Era il ballottaggio della vigilia, giusto? Callone, sì, o Valencia. E vabbè, continueremo a sentire gli aggiornamenti. Filippo, e dacci qualche novità. Dacci qualche novità, non ti sei messo una curiosità, voglio dire. Hai cenato, per esempio, vi hanno fatto cenare. No, niente cena. Intanto gli applausi della Reghi per Callon, che esce claudicante, è passato in questi istanti sotto la curva sud, apprezzata quindi la prova del calciatore che già in Coppa Italia era stato protagonista, aveva dato un po' la scossa nei secondi 45 minuti. È arrivato anche il dato degli spettatori presenti, come avevamo detto, oltre 12.000 con 4.500 abbonati, dato definitivo. Pippo, ma fa caldo? Ti vedo accaldato.
Leggermente. Dice ad Avagliano che approntasse meglio l'aria condizionata in sala stampa, in tribuna stampa. Ma Filippo stampa. Sta fuori, o sei, sei no, in sala stampa? No, sta dentro, sta facendo la sauna, lo vedi? Lo vedi dimagrito almeno di 10 kg, perché ovviamente Avagliano, che è il nuovo addetto stampa della Salernitana che salutiamo, Ha chiuso l'aria condizionata perché ha visto parecchi colleghi in sovrappeso e quindi stanno eliminando tutte le tossine. Bisogna risparmiare, Risparmiamo anche sull'aria condizionata, no, non credo che sia così, però anche contro lo Spezia faceva molto caldo, sì, davvero non, molto non erano caldo. Efficaci. Non erano efficaci, è la punizione che dobbiamo pagare per essere stati cattivi con il proprietario della Salernitana, Danilo Iervolino. Vedremo ovviamente in questi secondi 45 minuti che cosa combinerà l'11 Vedi, di Martuscello. Cittadella prende spazza fuori. Cittadella è un po' povero di idee, no? Ha raccolto per il momento il massimo risultato con il minimo sforzo, però vedo... Sì, perché sostanzialmente, tranne mi pare un tiro di alleggerimento nei primissimi minuti, Sepe non ha fatto una parata. Ha fatto una traversa e un... Ma una traversa, fortuita però, diciamo così. Diciamo così. Ecco verde. Quindi la Salernitana proverà ovviamente a... Che non gioca nella posizione di Gallon. No, non gioca nella posizione di Gallon, quindi cambia qualcosa no, anche nello schieramento tattico di mister Martuscello. È lì? Sì. Era Teglio che gioca centrale. E questo è verde. Si lamentano intanto i giocatori del Cittadella per un fallo concesso tutto, alla Salernitana. Abbiamo una telefonata, pronto? Ah, pronto, niente, io voglio fare i complimenti di essere andati in Serie B, Salernitana, non si festeggia, lo scudetto del Napoli, ma state perdendo? E ci siamo presi anche il pernacchio, che ci sta tutto, perché voglio dire. Ci sono anche persone che non hanno niente da fare, cioè, non essendo di questa è una telefonata simpatica. Vabbè, ma gli idioti stanno dappertutto. È una telefonata simpatica che benedice, così come ha fatto Don Roberto, il nostro cammino in Serie B. I cavalli importanti però dico al nostro amico, anzi i cavalli più bravi si vedono alla fine della corsa, quindi abbiate fede. Si nascondono poi dietro l'anonimato, perché se alla fine riusciamo, come dire, a risalire al... Ma lasciamolo stare. I cavalli buoni si vedono alla fine della corsa. Sono proprio sgradevoli anche per chi segue da casa. Questo sicuramente. Al di là, e tra l'altro fomentano poi situazioni... L'odio non ci deve essere. Esatto, quindi tra le tifoserie. Sono cose veramente... Anche in previsione della partita con la Juve Stabia, che arriverà alla decima giornata, facciamo in modo che ci siano tifosi soddisfatti. Perché magari col filo dell'ironia si può dire le stesse cose senza scadere nelle volgarità. Intanto è stato ammonito. Perché non usciva dal campo. Che non usciva dal campo. Per farsi medicare. L'arbitro è stato particolarmente zelante nell'occasione. Salernitana, che dicevamo, le sta provando tutte per tentare di agguantare il pari e forse, perché no Pasquale, anche qualcosina in più, perché io credo che qualcosa in più anche... Il problema è che se passano i minuti si sta vedendo, sì, inizia anche la stanchezza. Però c'è ancora mezz'ora, ci sono i cambi, anche il Cittadella si è reso conto, l'allenatore Mister Gorini, sì. Che appunto la squadra è troppo ripiegata su se stessa, insomma, sta andando solo alla fase difensiva. Insomma. Ma butta i palloni in tribuna, fa veramente poco calcio. Sì, mi aspettavo qualcosina in più a livello di qualità, oggettivamente. Però sì, questa non è una squadra sicuramente che... lotterà nelle zone alte. Onestamente la Salernitana meriterebbe il pareggio. Ecco, la prima conclusione su calcio piazzato di verde, insomma. Speravamo meglio tutti quanti. Diciamo fuori misura, però c'è il tempo, no, direttore, per provare a fare siamo vincendo a 2-1. Però l'abbiamo detto, è una Salernitana vivace. No, ma sulla vivacità non avevo dubbi, ci sta. È chiaro che intanto per giocare bene bisogna essere in due. Che sta combinando? Io non lo so che sta combinando quest'arbitro. Maggiore? Ah, revisione VAR. Al VAR. Ah, bene.
credo. No, o no? No. Che cosa c'è? No, ha fatto il segno del barro. No, Maggiore ha fatto il segno del barro, però non capisco su quale azione. Cioè, che cosa debbano rivedere? Chiediamo a Filippo, scusa. Che... Non credo no. che siano passati 15 minuti utili per la cronaca. Cioè, intanto un cooling break perché fa molto caldo, quindi si fermano. Però nettamente per anticipato, minuto. Non è passata nemmeno metà del... Sì. È strano. Cioè, 45. O forse c'ha un problema l'arbitro con l'auricolare, forse. Perché ho visto che se l'è... Non riusciamo non a capire. Non fanno neanche rivedere che l'azione. Cosa succede? No, l'azione non la fanno rivedere. Francamente, il gioco è fermo. No, era un calcio da fermo. Credo che sia l'arbitro. Poi lui ha tirato. Non vorrei. Non ha messo neanche palla al centro, che può esserci qualche contrasto. Ha tirato direttamente in porta. Ha sorvolato abbondantemente la trasversale. Credo che sia un problema legato alla comunicazione con la sala VAR. Dici? O sì. La comunicazione sì, può essere con la sala VAR, perché Maggiore ha fatto il segno del VAR, ma probabilmente non era inerente all'azione. E la regia continua a inquadrare l'arbitro. All'azione quindi. Di gioco. Direttore, quanti calciatori mancano a questa Salernità? Sì. Secondo me è meno 5. Tutto però dipende sempre dalle uscite. Perché se tieni Daniluk, Maggiore, Simi, un conto, non li tieni, siamo sempre lì, è un altro. Di certo, di base, i due difensori ci vogliono immediatamente. Io per esempio terrei Bradaric, io lo terrei, su quella fascia siamo inesistenti. Bradaric, quello del Rainby, può fare la differenza. Sì, Mio non mi è sembrato. Poi... Due dei quattro difensori assolutamente non ha spinto, nonostante da quel lato non è che poi il Cittadella fosse così pericoloso, quindi doveva comunque giocare in fase offensiva. Cinque calciatori, dici due difensori, oltre ovviamente due difensori, secondo me col punto interrogativo del terzino sinistro. Tra l'altro, se vendi Simile devi prendere almeno due, cioè devi prendere il titolare e poi la riserva. Perciò, perché guarda stasera, cioè stasera sì, ma non hai una punta posso di riserva. Dire, permettimi. A parte qualche giovane. Il problema del centravanti è va via Simi. Per prendere un centravanti che possa avere un certo valore a livello tecnico, devi trovare un centravanti che prende gli stessi soldi di Simi. Allora deve essere la società a dare l'ok, perché si è tanto parlato di un giocatore che non, secondo me non verrà a Salerno, che era la Padula, ma la Padula piglia 1 milione di euro a Cagliari, perché dovrebbe venire a Salerno? E degustarsi l'ingaggio. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Pronto. Buonasera. Pronto. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Angelo della Monica da Dragonea, un tifoso da oltre 70 anni. A pensate che ho visto la Salernità nel 48-49. Quando la prima volta che è stato in Serie A, quando sento questi interventi che fanno, facilmente sono i famosi cavaiuoli che vogliono rompere le scatole e vogliono offendere. Vabbè, andiamo oltre. Come se no gli diamo importanza. Angelo, che ti ricordi di quella Salernitana? Mi portava per mano mio zio, che io avevo 10 anni, perché sono 39, quindi penso un po' da quanti anni che sono dietro la Salernità. Comunque adesso sono un po' deluso, perché per tutti questi avvenimenti che hanno caratterizzato questo mercato di giocatori, vanno, vengono, non si capisce intanto più niente. Il Cittadella ha sfiorato il secondo gol. Ora il problema è questo: c'è intenzione di fare una squadra all'altezza della situazione? Non dico per andare in Serie A, ma meno per rimanere in Serie B.
Bella domanda, Angelo. Infatti stavo chiedendo proprio ai miei ospiti, ai miei compagni di viaggio, se quanti giocatori mancano ancora a questa squadra, che oggi è un cantiere aperto, che macina tanto gioco, però abbiamo visto proprio qualche istante fa un'altra traversa del Cittadella. Ogni volta che va in avanti, la metà campo crea un pericolo. Ha preso un pericolo, sia pure in maniera fortunosa, perché c'è stata una deviazione, due legni e ha fatto un gol. Beh, qui era diverso. E allora rispondiamo ad Angelo, sì, intanto che saluto. Beh, Angelo, direttore, noi ce lo auguriamo, e voglio dire, in qualche modo Petraghi riesca a far quadrare non solo, come dire, i conti economici, ma anche quelli tecnici. È sempre Vertis. Speriamo. Il problema è sempre la proprietà. Il direttore ha detto 5 calciatori, dicevamo 2 difensori. Due difensori, e secondo me 5 sono tanti. 5 sono tanti, vi ricordo che oggi è 17 agosto. Sono tanti. Ma quanti ne hai ceduti? Quasi più di una quindicina. Capito, ma se non vuole investire altri 5, almeno che siano pronti per giocare, è complicato. Carla, quello che ci dicevamo prima, cioè a livello di prestiti ne puoi prendere un'infinità. E il discorso è che è chiaro che, come diceva prima Pasquale, se vuoi prendere un centravanti con un discreto, non voglio dire ottimo, curriculum, hai necessità di fare l'investimento. Sarà Joao Pedro, sarà La Padula, sarà Pingo Pallino. È chiaro che almeno uno sforzo, non so se siete d'accordo, sul piano economico va fatto, perché ecco, entra anche Braff nel frattempo, perché devi trovare un attaccante che dia un 4-2-3 garanzie dal punto di vista realizzativo, perché cambia anche il modulo, sicuro, giusto? 4-2-3-1 sicuro, gioco a due adesso, perché esce Maggiore, esce il terzo centrocampista, per forza di e cosa fa entrare un laterale, vuol dire che gioca a due. Il tentativo è sempre quello di servire Simi, che diciamo è quello che è mancato in questa partita. Effettivamente non ha avuto, concordo con te, non ha creato, non si è creato un'occasione, ma non ha nemmeno avuto finora un pallone giocabile, vediamo. Enrico, perché noi abbiamo sfiorato il gol su angolo, mi pare, Danieluk, e poi un'azione personale di Maggiore che ha calciato dalla distanza. E un paio di iniziative di Callon che però sono rimaste quasi fine a se stesse, perché poi però vedi, devono rientrare, però sennò... E allora abbiamo un'altra telefonata e poi andiamo da Filippo Notari allo stadio Olimpico. Il reparto, la mediana e la difesa. E la difesa, sì. C'è poca copertura e la difesa va subito in alto. Fuori gioco. Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? No, io sono un tifoso di Salerno. Sì. Sì, come si chiama un lei? Un tifosissimo di Salerno. Sì. Io non sono stato, non sono andato allo stadio perché sto male. Sì, e questo questo ci dispiace. No, ma non perché sono male fisicamente, perché non voglio. Cioè, sto male moralmente, perché se non ti giocato, il giocattolo della settimana si è rotto. Io ho visto che sto pensando lì, se non ti giocattolo. Diciamo che è deluso, ovviamente, è deluso dalla situazione, dalla situazione societaria. Tutto, non è niente chiaro, non ci sta niente di chiaro. Non ci sta niente, è tutto poi vediamo, poi sarà, poi quando sarà, cioè tutto è tutto meno di, cioè non è chiaro, non è chiaro niente. È così. Questo però non vuol dire, io capisco il pensiero di tutti e sono d'accordo con lei, perché anche noi non capiamo ovviamente granché di quello che succede e molte scelte del presidente. Tommaso è infuriato con Valenzi. Con Valenzi. Adesso non doveva e molte scelte del dire, proprietario sta solo, sono incomprensibili. Al limite dell'area di rigore, però preparato il tiro. No, me ne vado, se volete parlare me ne vado. C'è ancora il nostro amico al telefono? Sì, no, Tommaso, c'era il direttore che intanto voleva cambiare Valencia, ma Martuscello non ci sente, quindi non riusciamo a comunicare con il capo. Dicevo, siamo anche noi, come lei, nel limbo di quelli che vorrebbero sapere che succede, perché anche la scelta di Busso, come diceva il nostro direttore D'Angelo, è un presidente, come hai detto, è usato un termine, un presidente di rappresentanza. Divani, tappeti. Non lo so, che presidente nominato.
Presidente nominato. Però questo non vuol dire che la società non possa essere ceduta e che non si faccia un mercato, nonostante Petrachi stia facendo i miracoli, però insomma per la Serie B e per provare a fare qualcosa in più, sì, ma decide, c'è bisogno. Forse non è chiaro il ragionamento che decide San Erbolino, non è che decide Busso. Busso non può comprare neanche l'acqua minerale, forse non è chiaro. Non ho capito, chiedo scusa. Se noi tifosi quelle vogliamo. Esatto. C'è un presidente società innamorato della Salernitana e una società solida, suppongo. Quella onesta, che, solida. Quello che pensavano. C'è. Quello che la piazza c'è tutto, però ci manca. No, non lo so che ci manca. Ci manca il presidente. Non lo so. Ci manca il presidente, ha ragione il direttore. No, è difficile tutto, tutto, tutta la situazione. Va bene. Grazie. Grazie. Ciao. No, grazie a lei. Anzi, grazie perché ci segue, grazie perché ci ha chiamato e perché ha rappresentato il pensiero di moltissimi tifosi della Salernitana, nonostante il proprietario dica che siano una sparuta minoranza, io credo che siano invece un'importante rappresentanza. Sono quelli più amareggiati. Sì. A fronte forse delle nuove generazioni, quelle virtuali, quelle da social, quelle che più sono presenti poi nelle discussioni e che invece si lasciano sì, dal vento, sì, più banderole. Sì, esattamente. Perché è anche un movimento giovane quello, sì, social, però, attenzione. Carla, è innegabile che ci sia, come dire, una rabbia di fondo. Certo. Come ce l'aveva, non si sa per quale ragione, il presidente, era la mia domanda finale a Milan nella famosa conferenza stampa di inizio luglio. Anche adesso la tifoseria, come dire, una parte consistente è incavolata per questo stato dell'arte, per questa stasi, perché poi alla fine la passione, l'amore per la maglia ti porta comunque ad andare allo stadio, ad incitare, a fare l'abbonamento, a acquistare il biglietto, ad essere in 12.000 in una serata di pieno agosto. Anche con a farti l'abbonamento gradi, a Dazn e spendere bei soldini, attenzione. Quindi non è che la passione si è spenta. Questo no. E quando è la mancanza di un progetto tecnico, ecco, di un, è questo che noi vorremmo capire, non si sa se dal maggiore azionista, dal presidente di rappresentanza, dall'amministratore delegato, cioè da qualcuno, no. Capire, ecco, adesso sì, a chi voleva fare la sponda, Tommaso? Penso a Braff. Credo ma che non ci sia il collegamento con Filippo, se Orlando mi dà l'ok, sì, lo vedo nel preview, vai Filippo. Salernitana che quando siamo entrati in questo istante nel 30° minuto di gioco sta tentando il tutto per tutto, granata in campo con il 4-2-4 e con Teggio che affianca Amatucci in mediana, quindi diciamo 5 giocatori offensivi per provare a riprendere la partita, però in, diciamo, in questa fase bisogna anche stare attenti a non scoprirsi troppo e pressare il fianco al Cittadella che in contropiede sta provando a rendersi pericoloso. C'è stata un'occasione ghiotta per gli ospiti che un tiro deviato hanno centrato la traversa, il tiro di Braff che viene deviato ancora una volta da Castrati, entrato bene in partita, almeno questa è l'impressione, l'esterno che è arrivato in prestito dal Verona, facevate riferimento alla sponda sbagliata, diciamo in area di rigore da Simi, ma c'era stato anche qualche tentativo interessante da parte di questo ragazzo. Io sottolineerei anche la mentalità che sta mostrando Martuscello, l'aveva già fatto in Coppa Italia, non ha nulla da perdere, quindi ha messo in campo adesso la squadra a trazione offensiva per provare ad avvantare il pari. Fin qui mi sembra che Daniele Verde non si sia ancora acceso rispetto invece a Teglio che sta provando a dare geometria e ordine in mezzo al campo. La Rechi sta continuando a spingere, questo è un dato sicuramente importante quando manca 15 minuti più recupero al triplice fischio di Salernitana Cittadella, si sta apprezzando soprattutto lo spirito messo in campo da la Salernitana in questo match d'esordio. Sto dando un attimo uno sguardo alla panchina perché credo che ci sarà
un altro cambio, è arrivato il momento del numero 77, Andres Veit, quindi altro calciatore dotato di gamba per provare a sfruttare anche il gioco sulle corsie esterne. Dunque Martuscello tenta il tutto per tutto perché vuole provare assolutamente a riprendere questa partita. La Salernitana meriterebbe diciamo sicuramente il pari per quanto mostrato soprattutto nel primo tempo, nella seconda parte del primo tempo, ma anche adesso diciamo il gioco dei Granata sta venendo fuori. Seguiamo in presa diretta questa azione di Brass che entra in area, perde il tempo, però riesce a recuperare il pallone, l'appoggio per Joe, il cross è troppo lungo per Simi, dall'altra parte c'è Verde che rimette a centro, il tentativo di rovesciata da parte credo sia stato Valencia, che però non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta. Dunque una buona azione da parte della Salernitana che quando siamo arrivati al 33esimo minuto di gioco continua a spingere. Studio. E allora Salernitana che prova con tutte le forze a venire fuori da questo direi immeritato 0-1 inflitto dal Cittadella. Sì, se Valencia sapeva fare gol in rovesciata giocava pure al Madrid. Ci alzavamo, ci chiudevamo la trasmissione. Chiudevamo, però se lo faceva Simi potevamo andare via, credo io, no? Perché poi vi smentiva, perché se ne fa uno, poi ne comincia a fare 20, insomma, è cambiata la situazione. È un peccato che, come dire, non si riesca a concretizzare. Però hai visto, Braff. Tutta visto questa Braff. Mole di che ha dato più gioco. Vivacità, no? Al gioco, sì, della Salernitana. Sì. Tra l'altro contro un avversario che ha tirato 3 volte nello specchio della porta, forse 3 volte ha superato il centrocampo e ha fatto... Però ha preso 2 traverse e un gol. Il calcio poi è così. Il calcio è così. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto, buonasera. Sono Mario da Baronissi. Mario, buonasera, prego. Senta, pochi spunti di riflessione, giusto per una risposta autorevole da parte vostra, il vostro pensiero, conoscere il vostro pensiero. Allora, innanzitutto, per quanto concerne la parentesi del club con il cambio del nome, mi permetterei di suggerire non fervidi e facili intitolazioni di club. Dopo poco tempo subito, boom, club e Iervolino. Aspettiamo un attimino, magari anche come nella nostra vicina Napoli hanno aspettato un po' prima di dedicare un club a Ferlaino, nonostante avesse portato Maradona e 2 scudetti. E per quanto riguarda invece un altro punto di riflessione è che magari mi aspettavo, proprio per star vicino alla squadra, una Rechi che avrebbe risposto un po' meglio per la partita di Coppa Italia, con più presenza, anche perché questi sono ragazzi, hanno bisogno di sentirsi coccolati in questo momento, un attimo di destabilizzazione, sentire il popolo granata vicino. Secondo me può dare anche un'identità che al momento, credo per via delle vicissitudini, non c'è. Ma detto questo, secondo voi la chiave, indipendentemente dalla società, da quello che sarà, perché come ha detto giustamente prima, l'autorevole risposta è quella che non si può comprare manco l'acqua minerale senza Iervolino al momento, quindi facciamocene una ragione. E allora voi che siete del settore, competenti e pertinenti in merito, per voi qual è la chiave di una svolta e di valorizzare quello che al momento è in cascina, quel fieno che al momento abbiamo? Tutto qui. Io la ringrazio per l'attenzione, faccio i complimenti a lei per la conduzione e auguro una piacevole serata. Grazie Mario. Enrico, facciamo rispondere a tutti e tre. Non si può però prescindere dalla proprietà e dalla possibilità economica di investimento. È facile dire proviamo a valorizzare quello che abbiamo, ma stasera abbiamo la prova, come l'abbiamo avuta contro dirette concorrenti, perché credo che tali saranno il Bari e lo Spezia, che non puoi andare troppo lontano, anche se per carità il tempo potrà affinare l'amalgama tra i giocatori, ma è necessario anche aumentare non solo numericamente ma anche qualitativamente, giusto Tommaso? Soprattutto il valore qualitativamente di questa rosa. E per un investimento qualitativo devi mettere mano alla tasca,
Credo che, appunto, parlavamo di una punta. Se, come probabile, verrà ceduto, non sarà al centro del progetto Simi, devi trovare un attaccante che, non dico sia... Ma io credo che se anche Simi dovesse restare, e questo ti sto dicendo, cioè non sarà mai al centro del progetto. E quindi c'è bisogno di forze nuove, fresche e soprattutto fondamentalmente di qualità, io vedo certo, che Martuscello le sta provando tutte, insomma, lo fa con la legna che ha, questo mi pare del tutto evidente. E il dato che secondo me viene fuori, come voglio dire, mi aspettavo, è che lui comunque prediliga qualità in mezzo al campo. E quindi anche a costo di rischiare qualcosa, perché 4-2-4, diciamo, è chiaro che è la formula, non è Glerian Martuscello, anche se ha giocato con Glerian, quindi conosce bene questo, però al momento è la formula della disperazione. Anche perché lui tiene sempre i 4 dietro, proprio per l'antica storia proprio con Sarri. Quindi lui quattro dietro non ce l'ha, diciamo certo. La verità. Come stiamo giocando dietro? Io dico, scusami, sì, sì, no, è così. Lo so, a quattro, con chi? Ah, certo. Ah, abbiamo entrato Bradaric, da Danilo che Bradaric sulle fasce e due centrali. No. No, e allora almeno inizialmente poi... la Salernitana allora prova ad attaccare, ma ti devo fermare perché andiamo per qualche istante in pubblicità e poi ti faccio rispondere a Mario. A tra poco. Eccoci qua di nuovo in studio con Granatissimi. Ci ha provato ancora la Salernitana a cercare il pareggio contro questo Cittadella, pareggio Pasquale che oggi sarebbe il minimo sindacale no? Per la squadra vista in campo, che si sta muovendo bene, sta dando ottimi spunti di riflessione e non solo, anche per il futuro. Rispondiamo però a Mario che diceva: valorizziamo quello che c'è e poi pensiamo a quello che verrà. Quello che c'è, noi non sappiamo neanche che cosa c'è al momento. La verità è che c'è una cosa qui: se il presidente non se ne va, nel problema non lo risolviamo. Il presidente, ecco, deve vendere, è andato diritto proprio. Il presidente deve andare via, deve vendere la Salernitana, perché più che se non la se ne va perché se ne è andato, cioè che ci deve essere un cambio di proprietà. Un cambio di proprietà, perché il presidente in questo momento blocca qualsiasi cosa. Il presidente, il proprietario, non il presidente. Quindi lui deve lasciare la Salernitana e Salerno, perché se no, già adesso, se domani mattina trovassi un acquirente e il mercato lo fai a gennaio, quindi stai perdendo altri mesi oltre a tutti quelli che il presidente ha fatto perdere alla Salernitana durante lo scorso campionato. Noi l'abbiamo sempre detto che c'era un solo colpevole, ma Pasquale, in questa situazione. Ma credo che nel mandato ricevuto da Petrachi ci sia dall'inizio una sorta di mantenimento nella cioè vendita, mantenimento in vista di una cessione entro la fine dell'anno, per poi fare un mercato nuovo, con un po' come è accaduto nella stagione del trust, che però poi ha avuto delle ripercussioni negativissime, perché la salvezza del primo anno della gestione Iervolino poi l'abbiamo pagata a caro prezzo, perché se siamo arrivati con quei buchi di bilancio, con quegli ingaggi, con quei contratti faraonici, e anche perché per fare tutto in fretta, il famoso instant team, ovviamente non si è badato a spese, ma si è come dire, investito troppo, e alla fine ne hai pagato le conseguenze. Dico, io credo una cosa. Bilancio. Abbiamo una telefonata, rispondiamo sì. E poi... Fammi dire questa cosa, Enrico. Sì, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Ciro De Via da Pellezzano. Ciro, buonasera, dici tutto. Buonasera. Allora, io seguo con grande attenzione tutte le trasmissioni che per tutta l'estate si sono protratte su vari canali. Ed è una sofferenza continua. Io l'anno scorso ero abbonato in tribuna. Premetto che ho 68 anni e seguo la Salernitana come da tradizione familiare.
di tutti i genitori anche di una volta di portare i figli allo stadio. Io la prima partita, ahimè, che mi costò una paura immemorabile fu quella del 64 ad aprile, quando ci fu l'invasione di campo. La morte di Plaetano, si riferisce alla morte di Plaetano. La morte di Plaetano, che poi mio padre fu uno dei fautori della costituzione del club di Plaetano a Via Crispi. Non ne parliamo proprio. La Salernitana è diventata per me in questi ultimi anni una sofferenza. Io l'anno scorso ho visto tutto il campionato fino alle due, tre partite ultime. Poi sono andato per un atto doveroso nei confronti di Gerardo Fusco Senior, il papà di Luca, perché esordiva Gerardino con la Salernitana. Ed era per me un grande dovere, perché questi ragazzi di Salerno meritano. Comunque, il frutto di tutto questo, chiamiamolo frutto, di tutto questo bailam che è successo e che sta continuando a succedere, è semplicemente il fatto che il signore che ha ritenuto di abbandonare la nave, non oso nominarlo, ci ha portato all'ultima giornata, alla prima giornata di campionato, in condizioni di estreme difficoltà. Non possiamo certamente pretendere dall'allenatore, stanno arrivando ancora calciatori, forse domani, mi auguro che almeno 4 dei 5 che dice Tommaso siano di qualità a questo punto. Che vedere giocare Sini ancora con tutto quello che combina, vedere altre persone che ancora dimostrano di non volerci stare a Salerno, è veramente una sofferenza. Allora io credo che dobbiamo ancora aver pazienza per 3-4 giornate, speriamo, di campionato, e poi si incomincerà a vedere qualcosa di buono, perché il mister non può fare miracoli. Questa è la cosa. Dobbiamo avere soltanto la pazienza di attendere, sperando, io non lo voglio dire, che non succeda qualche altra cosa. Vi ringrazio. Grazie a lei, Ciro. Grazie gli a stati lei. D'animo sono sempre gli stessi. Sì. Sofferenza, malessere, tormento, dolore. E questo bisognerebbe farlo ascoltare a chi attualmente gestisce la società. Lo potremmo proporre, però Enrico, hai fatto bene a segnarteli, perché sicuramente ci vedremo e sicuramente saremo presenti anche con Filippo nell'eventuale conferenza che farà Busso, perché sarà curioso sentire intanto la Salernitana. La Salernitana finalmente pareggia, e Ciro è stato un ottimo profeta, meritatamente. Dani Luc ci ha provato tante volte, e questo credo che sia una freccia nell'arco di Martusciello. È anche stato direttore, messo in condizioni, no? E mancano 6 minuti, vi faccio notare. Sì, di un lunghissimo recupero che ci sta tutto e che può ancora aprire altri scenari. Beh, a dimostrazione di quello che dicevamo, cioè di una squadra che non si arrende, che ci prova fino all'ultimo, mette in campo tutte le armi dal punto di vista, soprattutto, come dire, dell'agonismo, anche un minimo di tecnica, di qualità, ecco, ha inserito tutti i giocatori d'attacco e su uno dei pochi cross decenti ha trovato Amatucci, l'ha pennellata sulla testa, gliel'ha messa proprio in testa, cioè doveva soltanto segnare. Bravo Busso, che Busso che si fa? Esibisce in un curiosissimo fischietto, ma fa bene, insomma, svestisse un po' i panni del presidente di rappresentanza e vestisse quelli del presidente che tifoso. seppure con pochi poteri vorrebbero vedere i tifosi della Salernitana. Siamo ovviamente in pieno recupero, giusto? Sono mancano 9 5 minuti di recupero, ne mancano 5, è un pareggio meritato, Enrico, dicevamo. Sì, per una tattica completamente rinunciataria da parte del Cittadella. Sì.
che si è arroccato nella propria metà campo e ha cercato di difendere strenuamente questo gol di vantaggio. Ma la Salernitana, al di là degli occasionali legni colpiti dal Cittadella, ha avuto sempre, dopo il primo quarto d'ora, il pallino del gioco, ha creato tanto e meritava quantomeno di uscire in battuta da questa partita. E tra l'altro un risultato positivo avrebbe... Fuori gioco. Ci dovrebbe essere il fuori gioco. No, era fuori gioco. Cittadella, sì, è arrivato in ritardo. Dicevo, segnati queste cose, non ti ruberò la domanda al presidente Busso, però sarà curioso anche sentire che cosa avrà da dire lui in merito a questo, visto che il proprietario dice che racconta di una parte della tifoseria, seppur silenziosa, che apprezza ancora il suo operato. Ovviamente adesso il Cittadella sta provando in qualche modo venire in avanti, si sono svegliati all'improvviso, però insomma la Salernitana fa buona guardia. E allora anche è ancora perché tempo, è molto sbilanciata, certo, è ancora tempo di mercato. Abbiamo una grafica che racconta degli ultimi movimenti, ovviamente, di Petrachi, che Pasquale in queste ore è a caccia degli ultimi colpi. È a caccia degli ultimi colpi, però io sono d'accordo con col direttore. Ultimi colpi, e qua c'è deve mettere a posto la difesa. Considerate che nell'affare di A è arrivato un centrale, ma un ragazzino della primavera della Lazio, a meno che io non lo possa giocare, a meno che non sia un fenomeno, non è facile sicuramente. Ancora in avanti, intanto ci prova la Salernitana a fare qualcosa di buono. Cioè, vabbè. Adesso, se fossimo coerenti, ci dovremmo alzare ed andare via. E non dovete dire neanche più una parola, né noi e né quelli che stanno a casa. Perché io l'avevo detto che segna. No, l'ho detto io, non dire bugie. L'ho detto io, ha toccato il pallone. Però, giustamente, è stato messo in condizione, come ha detto il direttore, di segnare. Per coerenza, ce ne dovremmo andare. Direttore, non ci alziamo perché le abbiamo promesso di rimanere almeno fino alla fine. Sì, ho capito, però ha segnato. Ma non devi parlare di no, più, perché il gol l'ha fatto e noi speriamo che ne faccia altri 45, così finisce anche la storia di Silvio. Visto che comunque non se ne vuole andare, inizia a segnare. Ma almeno inizia a segnare, dice non mi vendete, faccio di tutto, segno pure se volete, però lasciatevi stare a Salerno, ovviamente anche i tifosi inquadrati in questo momento che sono increduli. Posso dire una cosa, Martuscello merita questo risultato perché onestamente in queste due partite non si, so è come si è anche sbilanciato, cioè è stato deviato nettamente, sì. Che ha cercato la conclusione che sarebbe andata da tutt'altra parte probabilmente, ma questo non toglie nulla. Va perché bene, si è girato, tra l'altro con il marcatore è stato ancora più lento nel di lui ed è quando guarda com'è felice. Io sono contenta per Simi perché voglio dire, sto ragazzo ovviamente è stato a Salerno, non ha avuto la fortuna che ha avuto a Crotone, è un premio al coraggio di Martuscello, sicuramente è un premio anche all'impegno dei ragazzi, all'impegno dei ragazzi e al tifo incessante che c'è stato sugli spalti. Ecco, il punto sarebbe stato già un buon punto di partenza. I tre punti ancora meglio, insomma, in una serata del genere, a conferma del fatto anche che questa squadra rimonta, ribalta e reagisce. Nonostante tutte le difficoltà reagisce, che è quello che abbiamo sostenuto dall'inizio di questa serata. Pasquale, un segnale anche al proprietario? Il proprietario, il segnale è quello di andarsene, gliel'ho dato prima, il proprietario... Deve sta giocando a padel. Il proprietario deve capire che la che basterebbe di calcio... poco, Pasquale, sì. Basterebbero investimenti minimi con la lungimiranza e le capacità di Petrachi per poter allestire una squadra, non dico da primi tre posti, no, però, da primo. Però certamente quantomeno da un campionato io non di sofferenza. Io dico che con qualche investimento si può arrivare tra i primi otto, poi non è che si va in Serie A, ma si arriva tra i primi otto e si giocano i play-off. Perché questa squadra ha carattere. Dai, che è finita, forse. Comunque gioca con degli schemi. Esatto, che non io per, io per questo tempo. Dicevo grandi meriti al coraggio Filippo, e alla sapienza tattica di... Che sarebbe interessante
Tra poco Filippo Corallo Stadio, tifosissimo, si è alzato per proporsi in un simpatico balletto con i tifosi che ovviamente lasciano. Sembra il fratello gemello di... lasciatemelo ribadire. Non li nominate. Se ne sono andati, non stanno alla partita. Allora, segno è che c'era qualcuno che portava male. È arrivato Busso col foulard, col cappellino. Allora, diciamo il fratello buono. Il fratello buono sta portando bene, quindi ce li teniamo e non venissero più allo stadio, perché il dado è tratto. La Salernitana non so da quanto tempo non vinceva una partita e speriamo che finisce presto. Così in casa cominciamo dalla gara contro la Lazio. Così è cominciamo, finito, ecco qua, è finita. Si abbracciano Busso e Maurizio Milan. C'era evidentemente qualcosa che non andava, perché finalmente una partita siamo riusciti a vincerla. Pronto? Chi c'è al telefono? Pronto, sono Alessandro da Pio Pratole. Alessandro. Volevo parlare dell'atteggiamento della società nella partita di Coppa Italia dell'altra sera, con un atteggiamento unico, perché ci hanno tenuto Alessandro, io non la sento benissimo. Non la sento benissimo, la sento a tratti. Allora, sto reclamando per l'atteggiamento della società verso i tifosi palermitani e i cittadini. Un solo settore, una curva, apre una porta di 50 centimetri alta. Siamo stati due ore là a fare la fila, poi Stuart di Bar. Delle marce, su altre lavorative. Pronto? Mi sente? Non sempre, ogni tanto va via la voce. Io parlo nella zona dell'aeroporto, non si riesce più a sentire più. All'aeroporto non c'è giustamente. Mi suggeriscono i colleghi, all'aeroporto c'è una pessima linea telefonica, anche questa è una notizia. Esatto. Io là abito, vicino all'aeroporto, non è colpa mia. No, assolutamente. Io non riesco. C'è la gente che però esce forse fuori. Sì, forse fuori allo stadio, non so se c'è il nostro Filippo. Intanto festeggiano ovviamente i calciatori della Salernitana. E come dicevo, fanno sotto gruppo. La curva, finalmente in festa. Queste sono le immagini che ci piacciono. Forse questo può essere, direttore, il punto d'inizio per cancellare le brutte figure, diciamola tutta, fatte in campionato nella scorsa stagione. E qualcuno mi scrive su Facebook: non hanno sporcato i guanti al portiere, ma non ci interessa, l'importante è conquistare il portiere di Cittadella. Ha giocato primo tempo, ha fatto due parate strepitose, non mi pare proprio, forse sì, tutto sommato. Vedi che belle immagini. Ma guarda, era importante vincere per iniziare bene alla vigilia. Le difficoltà si conoscevano, si sanno, quindi non è che dicevamo qualcosa di nuovo, e credo che il gol del Cittadella abbia anche un po' complicato la partita. Però guardate, guardiamo i tiri in porta, 13-5 il possesso palla, diceva Enrico, credo 13. Che l'anno scorso l'abbiamo fatto forse in tutto il campionato, sì. E quindi c'era necessità di vincere, di partire bene, sia in coppa che in campionato, in modo da dare tempo anche a Martuscello, che ha fatto l'esempio di Teglio, che è arrivato ieri e l'ha messo subito in campo, che evidentemente Martuscello sa bene che deve recuperare il tempo per tutto. E questa è una vittoria che può aiutare il tecnico, i giocatori, lo stesso Petrachi, anche in fase di trattative, perché magari chi ci osserva dice: ah, però sai, Satana ha giocato, ha vinto, insomma. E quindi, e infine anche, come dire, un piccolissimo, proprio piccolo riconoscimento per i tifosi, che sì, ovviamente hanno fatto bene il loro dovere, ma su questo non avevamo dubbi, e che forse vedono. Abbiamo un tifoso al telefono e poi sentiremo Filippo Notari. Pronto? Pronto, sono Gianluca da Salerno. Buonasera, prego. Salve, volevo collegarmi al discorso che ha fatto prima Enrico, discorso molto, molto tecnico. La squadra secondo me ha bisogno giusto di due o tre persone, se non vanno via però i vari Daniliuk, Bradaric non si capisce perché non gioca. Chi ha deciso la partita alla fine? Ma in
giocatore che la Serie B secondo me la può fare ad occhi chiusi, la può fare, e poi ci vuole la punta. Sì, Simi stasera non mi è dispiaciuto per rispondere, però ci vuole la punta, che in Serie B è fondamentale. Discorso tifosi, i tifosi devono più di quello che stanno facendo, non penso che possano fare. Il presidente con quella lettera, se nella lettera almeno metteva, si scusava con la tifoseria, con la stampa locale, che dopo tutto quello che è successo inizia la stampa, e sono vicino sia ad Enrico che a Tommaso per quello che è successo in sala stampa, da terza categoria. Secondo me per far volare questa squadra ci vogliono 3 persone, non di più. Grazie e forza Gianni e buon campionato. Grazie a lei. Direttore. No, facevo la considerazione che alla fine della partita hanno decisa 2 dei giocatori che non sappiamo se restano. Sì, giusto? Sì, di fatti. Come Dia aveva deciso la partita, di fatto la partita di Coppa Italia, e poi è andato via. Probabilmente Daniliuk andrà via prima questo, di questo sì. per dire che la qualità comunque ci vuole. L'ossatura è discreta. I giovani andiamo da Filippo, Enrico. Andiamo da Filippo, vai Filippo. E i tifosi, ci buonasera. Voleva. Sì. Ci voleva, nessuno ci sperava più. Acceso? Ci voleva, nessuno ci sperava più. Buona la prima, Simi miracolosamente ha fatto gol dopo essere stato fischiato a lungo tempo, anche da parte mia, però va bene così, ci vuole una punta, un centrocampista e un difensore. Però questa è una squadra che non molla mai. Non molla. L'ha dimostrato in Coppa Italia e anche stasera. Si sta venendo fuori forse quello che lo spirito che bel Martuscello carattere. Chiedeva già da inizio stagione, nonostante sia una Salernitana ancora per larghi tratti incompleta. Sì, ha dimostrato anche in questa partita grande carattere, come dicevi, insomma, è il filo conduttore tra la prima partita di Coppa Italia e questa qui. La squadra ha lottato, ha recuperato lo svantaggio, è passata in vantaggio con un gol di Simi, che insomma quasi non ce lo si aspettava dopo gli errori che aveva fatto. Con un bel centravanti questa squadra può fare bene in Serie B. Può essere anche un segnale dopo tanta sfortuna, tanta amarezza, questo episodio che dà alla Salernitana la possibilità almeno di vivere una settimana all'insegna della serenità. 2 partite, 2 vittorie, credo che possa investire la società in un nuovo centravanti. Il presidente mi sembra che sia stato qui oggi presente, ha portato bene, speriamo che decida insieme con tutta la società di fare un bel acquisto. Bene, grazie ancora, proviamo a intercettare qualche altro tifoso. Tu volevi parlare? Vieni qui, vieni. È stata una grande gioia dopo una stagione di tante amarezze. Beh, io volevo dire che so, mi aveva promesso che mi regalava la maglia e poi non me l'ha regalata. Vabbè, magari ci sarà tempo per avere. Sei felice per questa vittoria? Sì. Forza Salerno! Forza Salerno! Ancora qualche tifoso, a un tratto sembrava una partita stregata. Pensavamo che continuava l'anno scorso, invece fortunatamente è cambiato l'anno, speriamo che continui così, perché veramente l'anno scorso ce la siamo vista bruttissima, invece almeno stavolta un'emozione fino alla fine, poi col gol di Simi alla fine. Come sta vivendo lei queste settimane? Sono settimane un po' particolari, il cambio di presidente? Guarda, non me ne sto proprio interessando, è appena iniziato la campagna abbonamento, abbiamo fatto l'abbonamento e basta, poi chi ci sta vediamo, chi non ci sta non lo vediamo e basta, cioè non è che ci interessa più di tanto, chi viene, chi se ne va, è tutto solo per la serenità, ne basta. Bene, grazie, un pensiero che diciamo era racchiuso anche nei 12.000 che stasera erano sugli spalti della Rechi. Avviciniamo anche qualche altro tifoso, ci voleva una gioia così grande. Ma chi è Scoi? No, è buona la prima, dobbiamo vedere le altre partite cosa succederà. Io spero che faremo belle partite, io spero che, non lo so, ci mancano un difensore, che sei, è un centrocampo. Bene così. Tutto bene, però io vorrei dire una cosa, Martuscello, sulla panchina, dopo il primo tempo Valenza abbiamo giocato per 70 minuti a 10 uomini, quando ha messo il 24, Graf ha cambiato la partita e poi non lo so perché ha cambiato a Koulibaly alla fine del primo tempo e a Calloni migliori in campo. I primi 25 minuti del secondo tempo onestamente non abbiamo fatto niente.
però la squadra è grindosa. Io, secondo me i due attaccanti e i due esterni e la sera faremo un bel campionato. Inizia a vedere anche però qualcosa dal punto di vista del gioco e delle idee. No, la squadra ci sta, ha preso Tello che è un buon giocatore di Serie B, ha preso Verde che è un altro giocatore di esperienza di Serie B, ci vogliono i giocatori che buttano il pallone in porta. Queste. A lei volevo. Grazie. Bene. Proviamo a chiedere. Sempre Forza Salernitana, Simmi più forte, vai! Beh, era questo che ci voleva, una botta di energia, di entusiasmo, di adrenalina per una stagione che doveva iniziare nel migliore dei modi. A lei volevo chiedere, ci voleva questa vittoria soprattutto in un periodo particolare, le dimissioni del presidente, la contestazione, la retrocessione, lei come ha vissuto e che idea si è fatto? La sensazione che tornare a gioire dopo tanto tempo è veramente bello, e sono sensazioni che noi tifosi non vivevamo da tempo, quindi ribaltare il risultato in questa maniera e avere finalmente nuovamente una sensazione bella dopo tanto tempo è importante. Sono fiducioso perché ho visto soprattutto nel secondo tempo con i giocatori subentrati delle ottime prestazioni, evidentemente i migliori non hanno ancora i 90 minuti e il mister Martuscello li fa entrare in un secondo momento, perché Teio, Verde, Bra sono giocatori che hanno espresso ottimo calcio e soprattutto è importante tenere Dani, Luca e Bron che in questa categoria fanno la differenza. Una squadra che ci crede sempre fino alla fine, la seconda volta che riprende in extremis una partita. Sì, una parola anche per il terzino sinistro, credo che si pronuncia Joy, qualcosa Joy, è veramente anche lui molto bravo, molto sprintoso sulla sinistra, intraprendente, e sì, è una squadra che non si arrende mai, l'ha dimostrato già in più occasioni di ribaltare il risultato. Bene, grazie Carla. Come vedi, è bastato poco per riaccendere un po' l'entusiasmo, la voglia dei tifosi di festeggiare, di esultare e anche di mettersi alle spalle. Volevi dire qualcosa? Volevo dire una cosa, vengo da Palma Campania per vedere la mia magica Salernitana. Oggi è un giorno particolare per me, 17 agosto, compio 26 anni. Grazie Salernitana. Tra l'altro sei conterraneo del presidente. No, mi interessa che oggi è il mio compleanno e mi hanno reso felice grazie a questa squadra fantastica. Finalmente piano piano, una sticella alla volta, andremo in Serie A. Grazie. Bene, e ce lo auguriamo tutti chiaramente Carla, questo è lo spirito che vogliamo vedere da parte dei tifosi. Io ti restituisco momentaneamente la linea, ci ritroviamo poi tra poco qui dalla Rechi. Grazie per il momento a Filippo Notari. Allora, un bel entusiasmo, no? Ci voleva? Ci voleva, per questo dicevo la vigilia, era fondamentale vincere questa gara. Al di là di tutto, delle difficoltà, della squadra incompleta, della mancanza di alternative, diciamo, soprattutto in avanti e in difesa per Martuscello. Quindi conta molto il risultato finale. Vediamo che succede, perché diciamo il mercato termina il 30, quindi c'è ancora molto da fare, credo, per Petrachi in uscita ma anche in entrata, e quindi una Salernitana che può cambiare ancora volto. Sicuramente credo che vedremo una Salernitana più rafforzata nella qualità e anche nella quantità della rosa a disposizione. E credo che la capacità, io contesto diciamo, Martuscello solo la tenuta in campo di Valencia fino all'inverosimile, ma al di là di questo va apprezzata diciamo, la sua capacità di stravolgere tatticamente la squadra, di darle in un momento in cui si stava perdendo anche una visione tattica diversa, difficile, ma che ha tenuto bene senza rischiare praticamente tutto, perché con il 4-2-4 poi tu rischi un'imbarcata se non tieni la squadra corta, e quindi voglio dire si può essere decisamente soddisfatti. E allora abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, posso intervenire? Sì, con chi parliamo? Sono Carlo da Salerno. Carlo, prego. Io faccio un discorso molto costruttivo. Sì. Io sono col presidente. Sì. Andrò sempre col mio presidente. Sì. Io faccio un discorso molto costruttivo.
per me Tommaso D'Angelo non capisci pallone e non va la Uria e va contro il presidente. È il proprietario intanto, non il presidente. Sì, Tommaso D'Angelo, i giornalisti, Tommaso D'Angelo esposto, sono a rovinare la Salernitana. Vabbè, questa è un'idea sua. Questa è la rovina della tua vita. Immagino che sei un frustrato proprio mentale, secondo me. Ma va bene tutto, ci mancherebbe altro. Ma io ci tengo a dire una cosa. Che siamo in libertà. Che sia Tommaso che altri colleghi non sono contro il presidente. Anzi, quello che è accaduto in sala stampa, che è un fatto deplorevole e che non deve accadere mai più per quello che ci riguarda, perché noi siamo onorati di far parte della categoria di giornalisti, non è accaduto per responsabilità dei giornalisti. Qui nessuno è pro o contro il proprietario della Salernitana, che non è più presidente. Carla, ma questi sono i limiti di questa piccola parte della tifoseria, che cioè, non capiscono, uno parla, spiega le cose, non capiscono, uno cerca di spiegargli. Era il senso di quello che dicevo io prima, a proposito dire, leggono e come capiscono. Come dice un vecchio detto, alla paga pu ciucci vedu tempi a saponetta, e questo era proprio un asino, proprio, sai, uno che gli ciucciovicci. Ma lo sai qual è il problema, Carla, che non si può essere pro o contro. Io dico, si deve valutare l'operato del presidente. Se lo vai a del proprietario, ex presidente del proprietario, è stato un operato che ha portato a questi risultati. C'erebbe una retrocessione indegna, i mancati investimenti, la poca volontà di essere a fianco alla squadra, tanto da defilarsi e mettere un presidente di facciata, la non voler più investire nella Salernitana, cercare qualcuno che lo liberi perché per lui è un peso. Adesso se dei tifosi pensano che questo presidente vada idolatrato perché boh, non si sa, va valutato per cosa ha fatto. Considerate che la retrocessione, scusate, faccio un passo indietro, è tutta colpa del presidente Iervolino, perché non è stato a sentire Paolo Sosa l'anno scorso, perché se no con un campionato scadente come quello della Serie A dello scorso anno, la Salernitana si poteva salvare se il presidente avesse ascoltato. Questi intanto però sono i risultati. Vediamo risultati della, risultati. Della Serie molto B. Curioso. E allora, Brescia-Palermo 1-0, la Juve Stabia ha vinto 3-1. Salute. Con il Bari, poi 2-2 tra Pisa e Spezia, quella della Salernitana col Cittadella ve l'abbiamo raccontata, 2-1 del Sul Tirol, che è il prossimo avversario della Salernitana. Sabato prossimo le due campane hanno fatto bene, poi giocheranno Catanzaro-Sassuolo, Cesena-Carrarese, Cosenza-Cremonese, Frosinone-Sampdoria e chiude Reggiana-Mantova. Ottima vista. Il 19 sono gli occhiali, ovviamente, perché funzionano alla perfezione, altrimenti non vedrei assolutamente nulla. E allora torniamo da Filippo Notari. Filippo. Rieccoci Carla, io provo ad intercettare qualche altro tifoso, come potrai immaginare è partita diciamo un po' la fuga per far rientro a casa, vediamo se possiamo chiedere un commento a questi tifosi, c'era tanta voglia di liberare un urlo di gioia dopo tanta amarezza. Ma comunque abbiamo urlato durante tutta la partita per la bellissima prestazione di Simi, che fortunatamente si è ripreso con questo gol. Comunque lo svantaggio era immeritato, infatti credo che la Salernitana abbia giocato bene, anche i buoni innesti diciamo si sono disimpegnati bene. C'è da lavorare, c'è sicuramente da prendere un attaccante, tenuto conto che Iervolino a Petrachi gli ha dato il cappotto di Totò per fare il calciomercato, quindi dobbiamo sempre tenere in considerazione questa cosa. Cosa manca? Una punta sicuramente, è un centravanti di qualità. Dove si può arrivare se completata la squadra? No, è presto, non si può dire, voglio dire, è soltanto la prima partita, è un calcio d'agosto, non si può dire ancora. Ce lo dite un bel Forza Salernitana tutti insieme? Forza Salernitana! Bellissimo, bellissimo. Eccoli qui gli amici del club Maisola. Buonasera. Prima buonasera. Ci siamo incrociati e hai detto finalmente. Finalmente dopo 10 mesi abbiamo visto i fantasmi anche stasera, perché stavamo perdendo 1-0 negli ultimi 9 minuti.
abbiamo stravolto, diciamo, la partita. Siamo felicissimi, speriamo che continuiamo così. Il messaggio che parte da stasera: è stata un'estate, direi, molto particolare. Il presidente dimissionario, la retrocessione, il cambio di presidente, un mercato caratterizzato, diciamo, da tante difficoltà. Cosa resta da stasera e soprattutto si può aprire una nuova pagina di storia? Ma io dico che ci dobbiamo lasciare alle spalle tutto quello di negativo che c'è stato, perché, come dicevi bene tu, c'è stato un po' di tutto l'anno scorso, fino a pochi giorni fa, che il presidente purtroppo ieri ha lasciato la presidenza. Però questo a noi non interessa, a noi interessa la squadra, interessa la maglia, interessano i calciatori che vanno in campo, poi i presidenti, i dirigenti vanno e vengono. Noi in questo non, noi staremo sempre vicino alla squadra, come stasera ha visto una grande curva che ha incoraggiato i ragazzi, anche sull'1-0 per il Cittadella i ragazzi non hanno mai mollato, e poi questi gol che arrivano all'ultimo minuto sono da cardiopalma. Una cosa però volevo chiederla: nella lettera di saluto Iervolino dice è una piccola parte della tifoseria che ce l'ha con me, è d'accordo? Ma le letterine si fanno a Natale, Filippo, lasciamo stare. Bella la battuta di Antonio Carmando, io provo giusto a raccogliere qualche altra voce e poi vi restituisco la linea anche per i saluti. Possiamo chiedere a questa piccola tifosa solo un forza Salernitana. Forza Salernitana. Grazie. Bene, grazie. E allora Carla, io non so se ci sono domande da studio, altrimenti vi restituisco la linea e ringrazio Gerardo Napoli alla parte tecnica per il supporto qui dallo Stadio Arechi. Grazie a te Filippo, non abbiamo domande, grazie ovviamente al grosso lavoro che hai fatto dallo stadio aggiornandoci puntualmente su quello che accadeva. Ci vediamo ovviamente nelle prossime settimane. Grazie ovviamente. Ringraziate Filippo. Guardate. Se n'è andato. Dica, se n'è andato voleva, Filippo. In perché non avevi detto neanche un ringraziamento in continuazione. Ringraziamo. Grazie Filippo. Ma soprattutto per la sofferenza di stare non solo con la giacca, ma addirittura immagino con uno zaino che peserà come il cemento armato sulle spalle. Non oso immaginare la temperatura che stai raggiungendo in questo momento. Temperature elevatissime, non solo per il caldo. Infatti, della vedi, ride, questo è il vero ringraziamento. Questo è il ringraziamento. Grazie a Filippo Notari, a Gerardo Napoli. Allora, mi dicono dalla regia che abbiamo un'ultima telefonata, poi ovviamente tra qualche minuto vediamo il cammino della Salernitana, perché noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima, perché c'è la partita con il Sud Tirol sabato 24 alle 19:30, poi c'è l'infrasettimanale contro la Sampdoria martedì 24 agosto, sempre in serata, ore 20:30 allo Stadio Arechi, la trasferta a Mantova domenica 1 settembre, sempre in serata allo Stadio Arechi, e ancora Salernitana-Pisa si giocherà, Enrico, finalmente domenica pomeriggio alle 15. Perché dici non finalmente? No, perché torniamo al sabato, tra sabato e domenica alle 15. C'è pure l'infrasettimanale. Dicevano bene prima i tifosi, in particolare Antonio Carmando del club Maisola, che poi era lo spirito con il quale stamattina, come dire, ho benedetto il nuovo campionato, cioè di resettare, provare a mettere da parte quello che, dandosi un pizzico, quello che è stato, perché se torniamo continuamente sugli stessi argomenti, sulle stesse polemiche, sulle stesse frizioni, non ne usciamo. È chiaro che una rondine non fa primavera, che una vittoria non cambia quello che potrà essere l'andamento della stagione, però partire con una vittoria, non avendo perso in amichevole a Bari, un'altra diretta concorrente, avendo vinto ai calci di rigore e superato il turno in Coppa Italia con lo Spezia, altra squadra di categoria, di pari categoria, è sicuramente un inizio molto importante, incoraggiante, certo, con tutto quello che ci siamo lasciati e mi auguro lasciati tutti alle spalle. Beneaugurante anche il debutto del
nuovo presidente, diciamolo, certo. Beneaugurante anche questo, forse c'era bisogno anche da questo punto di vista di cambiare aria, di cambiare, esatto, di cambiare aria. Benedetta la telefonata che faremo più spesso con Don Roberto nella, te l'avevo detto, nell'intervallo, che la, voi la l'avete dimenticato, io ci credo, non è vero, ma ci credo. Ma anche, guarda che è entrato in tribuna stampa quando la sanità perdeva. E naturalmente, prima di lasciare la parola all'ultimo telespettatore, naturalmente ciò non sposta la necessità di intervenire in maniera anche consistente sul mercato, certo, perché non sappiamo se i protagonisti, gli autori dei gol della gara di stasera resteranno o meno, mi riferisco in particolar modo a Daniliuk, e quindi c'è, su questa base, grazie al lavoro del tecnico, alla fantasia del direttore sportivo, all'entusiasmo mai sopito e al supporto della tifoseria e allo spirito di squadra che già si è intravisto stasera, con un minimo di investimento e di supporto da parte della proprietà e di chi abbiamo è deputato, occorre intervenire sul mercato e chiudere la situazione e chiudere il cerchio. Pronto? Chi c'è al telefono? Pronto, buonasera, sono Raffaele. Raffaele, rapidissimo che siamo in chiusura. Allora, la vittoria fa sempre piacere quando la Salernitana vince. Questa squadra va rinforzata e questa tifoseria, questa città merita qualcosa di importante a fine campionato. Con tutto il rispetto alla salvezza o non la salvezza, meritiamo qualcosa di importante. Forza Salernitana, e come direbbe l'altra Giovanni già, non ci posso credere che ha segnato sì. Ciao Raffaele, ciao. Però in tutto questo posso dire una cosa? Siamo in chiusura. Sì, insomma, va ringraziato, non abbiamo ringraziato Martuscello, perché Martuscello si è preso una gatta da pelare e l'abbiamo visto a Risondoli. Non abbiamo neanche ringraziato la prima telefonata. Giusto. La quale ci ha portato bene, insieme a Pernacchio, esatto, voglio dire. Se ci fa Pernacchi anche tutte la prossima, le settimane, noi li accettiamo, diciamo, caro amico, ti scrivo, ti aspetto qui in diretta, perché noi torniamo ovviamente sabato, anche sabato prossimo, perché la Salernitana gioca a Bolzano. Volevo andare ai mercatini se avesse giocato a dicembre, lo ha fatto a settembre, cioè a fine agosto, e quindi niente mercatini, ma granatissimi. Grazie e buonasera a Enrico Scaparicci, grazie a te, buonasera. Grazie a tutti, buonasera. Quelli che ci hanno seguito, a Tommaso D'Angelo, grazie a Pasquale Foglio, grazie, che ha rinunciato alla sua poltrona in pelle in tribuna stampa allo stadio Arechi per venire qui in studio con noi, però ti voglio far notare, più fresco, caro Pasquale, che non sei andato allo stadio e la Salernitana ha vinto. Sono andato la settimana con la capitale, abbiamo vinto lo stesso. E grazie anche alla Salernitana, finalmente, che dopo non so quanti mesi da Verona non vinceva una partita. I nostri tecnici in regia. Da Natale. Ovviamente voi che ci seguite da casa, e vi aspettiamo tutti sabato prossimo, ci auguriamo ovviamente che il cammino quest'anno di Granatissimi e della Salernitana sia sempre così festoso. Grazie, buonasera a tutti e forza Salernitana.